grazie a tutti voi di essere venuti e di prender parte a questa nostra iniziativa Beyond Art Collections Owning and Accumulating Objects from Greek and Roman Antiquity to the Early Modern Period, organizzata da me, Gabriella Cirucci e Walter Cupperi. Ringrazio tutti quanti per essere venuti oggi qui e da parte mia solo un brevissimo saluto. Ringrazio quanti ci hanno raggiunto d'Europa e dagli Stati Uniti. Abbiamo colleghi e amici dalla Gran Bretagna, Germania, Francia, Austria, Spagna, Danimarca e dagli Stati Uniti. Quindi, nonostante la Brexit e il nuovo presidente degli Stati Uniti, queste occasioni di confronto tra gli studiosi vanno beyond boundaries e limiti. Il progetto, per darvi anche un piccolo inquadramento e alcuni motivi principali di questo incontro, sono ben radicati all'interno della scuola, all'interno dell'insegnamento di archeologia e storia dell'arte greca e romana, grazie a due progetti grosso modo paralleli. Il primo è un PRIN, un progetto di rilevante interesse nazionale, di cui sono principal investigator, e vedete qui a video il titolo, un po' lunghino, Beyond Pliny. Usiamo molto Beyond in questo periodo, ma va bene. Beyond Pliny, Reception and Transmission of Art Theories, Artist Canons, Technical Artistic Lexicon Between the Late Classical Period and Roman Imperial Age, a Multidisciplinary Approach to the Naturalist Historia. E ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare i miei collaboratori più stretti, Eva Falaschi, Alessandro Poggio e Daniel Kish. Questo lavoro, che ovviamente fa parte di un progetto molto, molto più ampio, di cui non starò minimamente a indicare i filoni di ricerca, ma sono contenuti nel titolo che vi ho appena letto, vogliono però riportare l'attenzione sui libri d'arte, su una sezione finale della Naturalis Historia, rispetto invece a quanto si è andato via via sviluppando nell'ultimo decennio da un punto di vista di pubblicazioni e di interventi anche legate a presentazioni, a convegni e conferenze, su questa idea di una lettura olistica dell'intera Naturalis Historia, con il volume, che già il titolo sottolinea proprio questo approccio, di Valerie Nass sul progetto enciclopedico, quindi una lettura, come vi dicevo, che tiene conto dell'intero contenuto della Naturalis Historia, in cui però abbiamo spesso e volentieri difficoltà ad individuare quegli elementi più caratterizzanti dell'opera di Plinio il Vecchio, nello specifico i libri d'arte, che anche lì sono stati trattati un po' come un gran calderone da cui estrarre e astrarre notizie senza contestualizzazione. E da qui, lo vedremo nel corso di queste giornate, Plinio ha avuto anche un ruolo fondante per quanto riguarda l'idea di collezionismo e per il mondo antico, ma soprattutto poi per il Rinascimento. Ma se si legge in maniera un po' più attenta Plinio, vediamo che questo paradigma interpretativo non sempre funziona. Da qui l'attenzione, grazie anche alle sollecitazioni di Gabriella, in fruttuose discussioni qui alla scuola e ad un progetto comune, abbiamo cercato un po' di ripensare questi aspetti all'interno dell'opera di Plinio, andando incontro anche delle esigenze sue più proprie e peculiari, quelle legate proprio al collezionismo, uso ancora collezionismo, mi sia consentito, all'accumulo e al possesso di oggetti per il mondo antico. Qui vedete per un po' di pubblicità il sito di Oltre Plinio,
e alcune manifestazioni che nel corso di questi anni abbiamo avviato alla scuola, ma anche all'estero. Mi piace cominciare ricordando Out of Scale, perché il catalogo della mostra di Strozzi, Los Angeles e Washington ha appena ricevuto il London Hellenic Prize. Grazie Ken di essere venuto e congratulazioni per il bel traguardo. Abbiamo cominciato appunto con un'analisi, una discussione relativa alla bronzistica antica, per poi passare a altre questioni, altre domande, sempre intorno al tema del possesso e al collezionismo. L'anno scorso invece l'attenzione si è spostata verso il libro dedicato alla pittura. Eva Falaschi ha coordinato e organizzato un eccezionale colloquio qui alla scuola, più di recente a San Francisco, sempre con anche la Patin, una sessione dell'AIA Annual Meeting ha riguardato proprio Plinio e nuovi approcci, nuove prospettive per rileggere l'opera e la figura di Plinio il Vecchio. E oggi invece abbiamo il progetto dedicato al collezionismo, che parte da un seed project qui finanziato interamente dalla scuola, di cui sono principal investigator, e Gabriella è la collaboratrice, la vera attrice di questo progetto, dedicato ai Nobilia Opera, nobiliaopera.? Displaying reused Greek sculpture in Roman context, a case study towards a history of restoration in classical antiquity. E qui abbiamo una piccola anticipazione di alcuni temi, di alcuni filoni che stiamo parallelamente indagando sul fronte Plinio, ma anche sul fronte più archeologico, topografico e storico-artistico. E per questa ragione lascio la parola all'ideatrice, insieme a Walter Cupperi, della giornata di studio. E io vi ringrazio ancora di essere intervenuti e per la partecipazione a queste giornate. Grazie. Grazie Gianfranco e grazie a tutti voi di essere qui, ai relatori e presidenti di sessione che hanno accettato il nostro invito, ma anche a tutti i partecipanti che hanno voluto unirsi a noi per queste giornate. E vorrei aggiungere che sono particolarmente grata e onorata che la nostra iniziativa sia ospitata dalla Scuola Normale, che non è soltanto il luogo dove tutti noi organizzatori ci siamo formati come studiosi, ma che è anche il luogo che ha consentito di creare quel clima sereno e vivace di collaborazione, di scambio e di fruttuosa condivisione che ha poi portato alla realizzazione di queste giornate. Le giornate di studio Beyond Art Collections intendono promuovere una riflessione interdisciplinare sulle raccolte di oggetti entro un arco cronologico d'indagine che, partendo dall'antichità greca e romana, si estende alla prima età moderna. In particolare, ci siamo proposti di valorizzare all'interno della discussione il ruolo svolto dalle raccolte di opere non canoniche, che tendono ad eludere gli attuali paradigmi interpretativi o che risultano non ancora adeguatamente rappresentate nella storia degli studi. La ritrovata centralità dell'oggetto nella narrazione storica, sostenuta dai cosiddetti material e object turn, ma ben rappresentata già nei post-colonial studies e naturalmente nelle discipline archeologiche, presuppone infatti ripensamenti metodologici non marginali e costituisce una piattaforma in cui il confronto tra ambiti disciplinari diversi può aiutare a identificare nuove criticità. Partendo da queste premesse, le giornate indagheranno i presupposti e le dinamiche che caratterizzano la conservazione e l'accumulo di oggetti in specifici contesti storici, attraverso una rosa di case studies proposti da specialisti afferenti a diversi settori disciplinari. Per quanto riguarda il mondo greco e romano, le informazioni fornite dagli autori antichi sono state tradizionalmente utilizzate dagli studiosi per ricostruire i contesti espositivi e le modalità di fruizione delle opere, le principali figure di collezionisti e di intenditori,
la circolazione e il mercato degli oggetti d'arte, ma anche il significato ideologico del loro reimpiego da parte di politici, sovrani e imperatori. Nell'ultimo ventennio, inoltre, coerentemente con gli sviluppi e gli aggiornamenti teorici e metodologici delle discipline museologiche, la storia del collezionismo nell'antichità si è andata configurando come un filone di ricerca autonomo all'interno degli studi sul mondo antico. I molteplici aspetti e le sfaccettature delle pratiche collezionistiche attestate nel mondo antico sono state quindi indagate in relazione ad un'ampia gamma di oggetti, che vanno dalle sculture e dai dipinti fino agli oggetti di pregio, mirabilia, reliquie. In anni molto recenti questo filone di ricerca ha anche portato ad alcuni importanti studi monografici. I titoli sono molti, sintetizzo partendo dal volume di Alexandria Bunia, The Nature of Classical Collecting, Collectors and Collections, 100 BC, 100 CE, pubblicato nel 2004, per arrivare al volume di Stephen Rutledge, Ancient Rome as a Museum, Power, Identity and the Culture of Collecting del 2012, e allo studio di sintesi sul collezionismo nel mondo antico, edito da Donatella Pegazzano e Maya Wellington Gattan, Museum Archetypes and Collecting in the Ancient World, pubblicato nel 2015. Il tentativo di andare oltre il collezionismo d'arte, in questa sede quindi, non intende mettere in discussione la legittimità di una tradizione di studi ormai consolidata, quanto piuttosto interrogarsi sul problema posto dalle raccolte che sfuggono ai suoi paradigmi interpretativi. Ed è in questa direzione che vogliamo che venga inteso il focus sugli oggetti specificato nel sottotitolo. Si è voluto, infatti, con queste giornate, dar voce a quel disagio che noi stessi abbiamo sperimentato nell'applicare alla cultura materiale di un'epoca un modello interpretativo elaborato soprattutto sulla base delle fonti letterarie. E a questo punto passerei la parola al collega Walter Cupperi. Grazie. Io dirò due parole dal punto di vista, mi sentite? Dal punto di vista di chi ha organizzato questa iniziativa da un profilo, diciamo, di storico dell'arte moderna, di early modern. Nella nostra cronologia, o più ampiamente in quella postclassica, la storia del collezionismo è un filone che ha almeno 60-70 anni, se non 100, a seconda di dove lo si vuole far iniziare. Si può scegliere Schlosser come inizio, il 1908, di Kunst und Wunderkammer der Spätrenaissance. Pensare che in realtà questo sia l'approdo di ricerche documentarie precedenti, del secolo precedente, o decidere che in realtà il filone storia del collezionismo, per intensità e per autonomia, si sia profilato soprattutto nei decenni successivi all'ultimo dopoguerra, per esempio con Haskell o Jonathan Brown. In ogni caso, l'idea e il punto di partenza per noi era che la storia del collezionismo ha configurato in questa gloriosa vicenda un canone di famiglie, di luoghi, di approcci, di forme di fruizione e di possesso rispetto agli oggetti. Un canone che è esplicitamente o implicitamente ancorato a una definizione forte di collezione o di collection, qualcosa di più rispetto a quanto la parola inglese collection può suggerire. Io, per comodità, farò riferimento, per esempio, alla definizione che Pomian nell'87, nel suo collectionneur amateur et curieux, ha dato di collezione, ma ovviamente già il concetto di collezione è tutt'altro che pacifico, come gli studi di Susan Pierce, per esempio il suo On Collecting del 95, hanno dimostrato. La nostra posizione è quella di considerare soprattutto ciò che, rispetto a questo canone, e questo è il primo punto, è rimasto a margine, cioè forme di accumulo di oggetti che legittimamente non sono state lette come collezione e forse sono anche state considerate meno.
La prima dimensione che viene in mente quando si considera questo tipo di problemi è quella costellazione non sempre molto ben definita che nelle pagine di Schlosser cadeva sotto il nome di Schatz, tesoro o treasure, reale, ecclesiastico. L'idea è non solo indagare queste forme di accumulo, ma anche un pochettino rinunciare alla polarità tra tesoro e collezione d'arte che caratterizzava l'approccio di Schlosser. Appunto, come diceva Gabriella, sondare i margini dei paradigmi interpretativi. Questo riguarda anche altri interventi delle nostre giornate di studio che invece guardano dentro il canone di luoghi, famiglie, di collezioni e magari proprio le collezioni che sono state centrali per la definizione di collezionismo in diversi ambiti geografici. In questo caso, naturalmente, la sfida è vedere se, andando oltre le parole chiave che hanno caratterizzato questo sessantennio iniziale della disciplina, taste, gusto, connoisseurship, la ricerca di un approccio necessariamente formale o orientato da un orientamento estetico, storicista, se andando un po' oltre non si riesca ad ampliare le nostre maglie e a comprendere meglio anche le forme già considerate di accumulo di oggetti di pregio. Come avrete capito dai titoli, abbiamo cercato di raccogliere senza intenti sistematici degli studi di caso, quindi alla fin fine saranno tutti contributi di storici dell'oggetto, indipendentemente dalle discipline. Noi sentiamo anche per la tradizione di questo luogo una continuità tra queste cronologie, anche se i fenomeni ovviamente sono molto sfaccettati e diversi. Non ambiamo ad una sistematica e non necessariamente a nuovi statements di tipo teorico. Speriamo però che l'interazione, il cortocircuito tra casi diversissimi possa suggerire nuovi spunti di riflessione. Last but not least, visto che sono anche tra gli speaker che non appartengono a questa istituzione, anche a nome degli altri volevo ringraziare la Scuola Normale, la nostra impagabile organizzatrice Gabriella Cirucci e Gianfranco Adornato per questa occasione. E lasciare la parola alla professoressa Lucia Faedo dell'Università di Pisa, che pure in qualche modo rappresenta questi due corni della giornata, perché è archeologa ma si è occupata di collezionismo di antichità e che si è sobbarcata l'onere di moderare la discussione e spero i copiosi interventi. Perché non ero preparata e preavvertita di questo dover prendere la parola. Sono ben lieta invece di questo incontro tra storici dell'arte e archeologi che risponde perfettamente alle tradizioni della scuola, come sappiamo noi che abbiamo studiato e come mostrano le numerose pubblicazioni. A questo punto non posso, mi è consentito di tralasciare la presentazione di chi è qui di casa più di me, cioè il professor Ampolo, che ha insegnato in questa scuola per oltre 15 anni e che ci parlerà di un caso che è emblematico per i problemi che ci stiamo ponendo, ossia la cronaca di Lindos con i suoi votivi mitologici, cui si è occupato recentemente anche in un contributo pubblicato sugli annali della scuola. Allora, tocca a te, Nino. E anche un handout dei testi, ecco, sono, potete dopo far riferimento. Ce l'hai? Io ce l'ho. Altro, se c'è. Ecco, vediamo se questo. Sì, questo, ecco qua. Grazie.
Prima di tutto un doveroso ringraziamento agli organizzatori e all'istituzione che ci ospita, a me carissima per tanti motivi che non ho ovviamente bisogno di specificare, ma anche per l'opportunità di presentare una sorta di continuazione, anche se in parte ripetizione, dell'edizione italiana, la prima integrale in italiano con la traduzione totale della cronaca e dei saggi sulla cronaca di Lindo e problemi connessi, che sono stati editi poi negli annali della Scuola Normale Superiore di Pisa del 2014, pubblicati all'inizio del 15, tutti in realtà prodotto del seminario che avevo tenuto nel 2012, quindi chi vi parla, insieme però a una partecipazione molto attiva, che ricordo con enorme piacere, di collaboratori e allievi, e una vera e proficua sinergia con il seminario sull'epigrafia Rodia di Anna Magnetto e l'indispensabile collaborazione di Donatella Erdas, seminario completato da un viaggio di istruzione a Rodi, fatto insieme ad uno specialista di Rodi come Nathan Badou, e l'autopsia della stele stessa che abbiamo fatto al Museo Nazionale di Copenaghen, e campagna fotografica fatta da Cecilia Parra. Alcuni dei testi dei seminari non sono stati pubblicati allora, era uno relativo proprio alla cronaca di Lindo come museo, una sorta di discussione della tesi che vedremo, ma non è stato poi pubblicato. Se ovviamente qui siamo, come vedete nell'immagine, a Lindo, in posti più belli del Mediterraneo forse, e da qui... come vedete nella cartina Lindos, appunto, lo dico solo per chi non è antichista, una delle tre poleis di Rodi anteriori al Sinecismo del 408 avanti Cristo, poi diventata parte dell'unica grande polis di Rodi, ma che aveva continuato a vivere con i suoi culti, le sue istituzioni all'interno della nuova struttura unitaria. Non è un puro dato, diciamo così, antiquario o istituzionale, perché in realtà è questa duplice funzione locale e di tutto l'isola e la nuova comunità che sta dietro in un certo senso al documento di cui ci occupiamo. Per evitare una lunga trattazione ho messo qui alcuni dei dati essenziali. Rinvenimento fu del marzo addirittura del 1904 negli scavi danesi fatti con i criteri dell'epoca, nell'area della chiesa di Agios Stefanos, che è nella parte bassa della città di Lindos, ed era riutilizzata nella pavimentazione di un edificio precedente. Ci sono vari problemi, li trovate accuratamente e a lungo trattati in un bel saggio di Barbera, che è negli stessi annali cui faccio riferimento del mio seminario. Attualmente, come sapete, da molti anni, da poco dopo fu trasferita si vede al Museo di Copenaghen, al Nationalmuseet di Copenaghen, ma in origine, come sappiamo dal testo stesso della cronaca, dal decreto che voi avete, che è la parte A dell'iscrizione alla linea 10, era lì e gli epistatai, i curatori, dovevano indicare esattamente il punto dove collocarla. Purtroppo non lo sappiamo, si può solo fare qualche... diciamo così, ipotesi, ma superflua. Quello che è importante è che era destinata all'area del santuario stesso. La datazione è assolutamente sicura, anche dopo la revisione delle iscrizioni, in realtà di periodo più antico, fatte da Nathan Badou, ed è databile con assoluta precisione, essendoci l'eponimo, al 99 avanti Cristo. È una grande stele di Lithos Larthios, come vedete sono più di 2 metri di altezza, eccetera, vi salto gli altri dati, e era organizzata in questo modo, che vedete molto bene qui nel lato sinistro. In alto, la parte che indichiamo come A, recava il decreto, e il documento vero e proprio era organizzato su 3 colonne, B e C sono la lista
delle dediche e dei dedicanti, che in realtà sono la cosa più importante per i Lindi, e l'ultima colonna D registrava tre epifanie e tre apparizioni della Dea, che di cui qui non ci occupiamo, ma che erano fondamentali per gli antichi e per capire anche lo spirito del documento, come vedremo dal decreto. Si conservano 42 casi di dedicanti e dediche, potevano essere appena di più, c'è una piccola parte mancante in fondo, ma questa parte su cui ci si basa è costituita da 42 dediche che vanno da, diciamo, età mitica, addirittura da una dedica di Lindos, l'eponimo di Lindo stessa, ovviamente, fino a Filippo V di Macedonia, quindi praticamente quasi poco prima del dominio romano. La prima edizione completa fu fatta dal Blinkenberg ed è ancora molto utile, nel 1912, poi ci fu una riedizione nel 1915 nei Kleine Texte e poi l'edizione, diciamo, standard, tutto sommato è ancora oggi la migliore, quella di Blinkenberg, la sua terza del 1941 in francese, ancora fondamentale per il testo, che è sostanzialmente, con minime varianti, seguita nell'altra edizione standard, quella ovviamente di Felix Jacobi, nei frammenti del Griechische Historia. Vi risparmio una cospicua bibliografia che trovate peraltro negli studi più recenti e negli annali stessi che ho citato del 2014, ma diciamo le due adesso edizioni complete sono quelle da Hibi, apparsa nel 2003, che contiene una buona traduzione inglese, c'è cioè qualche piccola imprecisione tecnica, per esempio per il demotico di Lindos e cose del genere, ma insomma non ci interessa. Ha rilanciato l'importanza del testo da un punto di vista molto più attuale, e poi quella che abbiamo curato qui negli annali, che contiene appunto la prima traduzione italiana completa, oltre che l'edizione. Non scendo in altri particolari, perché ogni dettaglio richiederebbe un tempo mostruoso e un'intera, e ci porterebbe forse anche fuori dell'argomento. Se osserviamo questo testo, vediamo che è in gran parte conservato, le lacune sono poche, dovute in parte a piccole rotture in basso, alla riutilizzazione per l'inserimento qui di elementi forse di recinzione più che di soglia. E purtroppo uno incide nel decreto e anche per la ricostruzione delle lacune su cui c'è qualche possibile oscillazione. Ma diciamo, nell'insieme abbiamo il privilegio di avere un lungo documento quasi integro, con infinite discussioni di dettaglio e invece la possibilità di avere una visione d'insieme, che è quella che ci interessa. Prima di passare alla parte, diciamo, che più riguarda il colloquio, dobbiamo osservare in generale che questo documento in qualche modo rispondeva alla stessa esigenza della storiografia relativa alla città, che, come avevo già scritto, avendo ovviamente una lunga storia precedente, come sappiamo tutti, però fiorì particolarmente in età ellenistica e romana, come fu giustamente messo in rilievo, da ultimo anche da Guido Skepens nel 2001, è possibile che in questo periodo, davanti all'allargamento generale a tutta l'oicumene, ci fosse una sorta di reazione locale, per cui le tradizioni locali, le antichità locali, nel senso proprio delle antiquitates greco-romane, diciamo così, venivano a essere nuovamente valorizzate. Quindi da questo punto di vista c'è realmente un fondo comune con la storiografia, pur trattandosi di un documento molto peculiare, che ha
difficoltà di inquadramento tipologico, e le vedete trattate molto bene anche da Davide Amendola nel volume cui facevo riferimento, ma questo va tenuto presente, tanto più che proprio i santuari più venerati e ricche di dediche, alcune molto antiche, potevano fornire materia per una storia, un'antiquaria locali certamente, ma nello stesso tempo consentivano di inserire una realtà locale, come scrivevo lì, in una cornice non limitata o parrocchiale, ma in un quadro molto ampio. Questo è attestato appunto per Lindos e anche per Delo. Il santuario di Atena Lindia e i Rodi, con il loro prestigio internazionale e rapporti mediterranei, sia in età recente, sia molto indietro nel tempo, risalenti storicamente all'inizio dell'età arcaica, ma diciamo almeno come proiezione mitica anche prima, erano ovviamente particolarmente attrezzati per inserire il loro passato in un quadro internazionalmente molto vasto e mettere direttamente in relazione elementi e dati antiquari locali, reali o inventati che fossero, probabilmente per i Lindi non vi era, tranne pochi, una vera differenza, diciamo era tutta storia, e lo Icumene. Vi faccio vedere semplicemente com'è oggi purtroppo il sito in cui era stata rinvenuta quest'area di Agios Stefanos e soprattutto la carta in cui si vede il quadro geografico delle dediche. Avete appunto, come potete leggere lì, le città dei dedicanti indicate con il pallino, con il punto, e invece quando si tratta di bottini da è indicato con un triangolino. La Persia è fuori, ma c'era ovviamente, anzi ha una parte importante sia negli oggetti sia, come è noto, in una delle epifanie. Questa grande stele con questa lunga anagrafea non va ovviamente vista isolatamente, ma va fortemente integrata con il santuario in cui era collocata. Proprio come prescriveva il decreto che adesso leggeremo, essa era parte del complesso, ciò che c'era, che si vedeva, e ciò che non c'era più o si riteneva che non ci fosse più. Ed era inserita in un contesto che era fisico, un contesto visivo più avanti, non va isolata dagli altri anatemata, offerte, statue, dediche, eccetera, con iscrizioni che in questo caso sono importantissime, le ultime erano state anche poste da romani, che tutti i cittadini e i visitatori potevano in parte almeno osservare e forse capire. Sembra allora difficile, come pure si è pensato, che avesse una sorta di funzione di rivendicazione antiromana, e la tesi del libro pure importante e meritorio di Hibi, come si ricava già dal decreto, è una memoria del santuario nel suo complesso. Come recita il decreto, lo potrete vedere alla linea 3, esso era adornato da molte belle offerte sin da tempi antichissimi e costituita questa memoria sia da ciò che si trovava nel santuario e sia da ciò, dediche o apparizioni della divinità, l'epifania, che poteva essere messo insieme. Ho richiamato l'attenzione sull'uso del verbo armozonta, cioè mettendo insieme, connettendo strettamente, come avviene sia in campo edilizio ma anche in un campo più generale. Il termine ha una qualche, diciamo così, più di una consonanza con l'idea di armonia, armonizzare, mettere insieme. Tutto questo che doveva essere messo insieme per ricostruire, naturalmente cosa? Attraverso la letteratura e la documentazione, diciamo così, quasi d'archivio, si riferisce anche a alcune epistole, alcune lettere e documenti, ma il tutto a maggior gloria di Atena, questo è il punto. Lo scopo di tutto ciò è il kleos della dea e quindi della città di Lindo e di tutta Rodi. Le lacune nel decreto e le differenze
nelle integrazioni proposte ovviamente in qualche modo possono pesare sull'interpretazione generale, ma solo avendo presente questa unità organica del testo, della stele e della immagine che era visibile, in un certo senso corrispondono entrambe a un'unica strategia visiva. Il visitatore vedeva, ammirava, curiosava fra tutto ciò che c'era e che onorava la grande dea di Lindo. Ricordiamo che il simulacro della dea sarà portato a Costantinopoli, quindi questo vi dà un'idea di quanto fosse importante, e questa stele che ricordava ciò che non c'era o si era perso o non si leggeva più. Quindi un passato mitico, un passato storico e un presente tutto insieme. Ciò che contava in questo caso, che sta dietro a questo preteso museo, è la gloria della dea. Nient'altro. È tutto ciò che è connesso con la gloria della dea e quindi di città, Lindo e ormai Rodi. L'interesse storiografico del testo, soprattutto da un punto di vista, diciamo, di documentazione e ricostruzione filologica del testo, a lungo aveva prevalso nella storia degli studi. C'è ovviamente un'enorme bibliografia su questo, su ogni singolo autore citato, infatti è ovviamente di un'importanza straordinaria, naturalmente. Ma un certo rinnovamento di tutta la questione si è avuto grazie al libro controverso ma importante di John Boardman del 2002, di cui qui vedete la bellissima copertina, tradotto in italiano poco dopo, nel 2004, fra l'altro, che ha un po' rilanciato con quest'idea della nostalgia e della riflessione sul passato, la ricostruzione del passato è il sottotitolo del libro. E ha avuto malgrado il libro abbia suscitato molte discussioni, sia stato anche criticato per la parte, diciamo così, dei fondamenti naturalistici, diciamo, di alcune delle osservazioni della cultura greca nel campo dei memorabilia, diciamo così, però a mio avviso è un libro che resta di grande importanza e ha avuto un impatto immediato. Io credo che due dei lavori maggiori che sono stati dedicati alla cronaca di Lindo da un punto di vista non filologico ma storico e di idea di museo, di cui è stato già parlato molto, quindi non faccio riferimenti anche per incompetenza personale, sono nati, secondo me, in quest'ambito, sulla scia di John Boardman. Poco dopo, infatti, usciva il grande volume della Hibi e, ancora poco successivamente, il tentativo di Josephine Shaya, non so come si pronunci esattamente, apparso nell'American Journal of Archaeology, ma riprende da una tesi precedente, che cercavano di interpretare il documento come una sorta di costruzione di un museo, più o meno immaginato, più che immaginario. Queste tesi sono state, diciamo, in parte riprese, in parte discusse. Diciamo che John Boardman nel 2002 aveva già parlato di un museo della cronaca di Lindo come un museo locale zeppo di reliquie e memorie della mitistoria, quindi della storia mitica, e della storia, tutta la prima parte delle 42 dediche. Grosso modo quasi tutta la colonna A, in realtà le ultime della colonna A sono già di età storica, quella relativa a Cirene per esempio. E naturalmente non erano mancate neanche prima applicazioni empiriche o metaforiche che usavano quest'idea di museo per santuari greci. Cito una, forse a mio avviso la più importante per la sua rilevanza nella storia della cultura, quella di Jakob Burckhardt, che nella Griechische Kulturgeschichte aveva definito Delfi, cito in italiano, il grande museo monumentale dell'odio di greci contro greci,
la più grande e sublime celebrazione artistica delle sventure che essi si erano reciprocamente arrecati. E naturalmente è ovvio che dopo la scoperta della stele di Lindo, tale particolarissimo inventario fu naturalmente ripreso, e quando c'è stato il boom, diciamo, delle interpretazioni come museo, appunto Josephine Shaya lo definì The Greek Temple as Museum, The Case of the Legendary Treasure of Athena from Lindos, che in realtà non è solo leggendario, c'è la parte leggendaria, ma c'è la parte di offerte di piena età storica, reali, documentate. E semmai interessante proprio per queste vedere come sono state inserite e soprattutto qual è il tipo di documentazione a cui ci si fa, ma questo riguarda più, diciamo, un aspetto storiografico. Io non conosco purtroppo la tua tesi di dottorato, che deve essere molto più ampia, dettagliata, e quindi è possibile che alcune dei difetti, diciamo così, o degli aspetti più criticabili che si possono vedere nell'articolo, in realtà nella dissertazione fossero molto più ampiamente, dettagliatamente, con maggiori spiegazioni. Comunque il punto di partenza era la metafora del tempio come museo. Qui cito dalla relazione, quasi una recensione in parte, che ne aveva fatto l'allieva D'Angelo, dice: Shaya ha cercato di rintracciare la logica della collezione nell'organizzazione dei votivi, nell'apparato delle fonti ad esse associate e nelle narrazioni che ruotano intorno alle offerte. Il risultato di queste tre azioni, organizzazione, selezione, descrizione, accomunerebbero il museo e il tempio. E la fama del santuario Lindio, attraverso la restituzione di un'immagine di tale santuario, tempio carico di tesori, sarebbe quindi paragonabile a un museo di storia locale. Ora, la studiosa viene dichiaratamente da studi dedicati al museo, quindi lascio a voi tutto questo aspetto su cui io sarei, diciamo, meno competente. Quello che mi interessa più di tutto, al di là del modo in cui una collezione di oggetti è stata immaginata, organizzata, descritta, documentata, utilizzata, è vedere almeno l'aspetto della selezione, che è una delle caratteristiche, diciamo così, del nostro documento. Pensate che vi sono almeno 7 dediche attestate da altre fonti, alcune mitiche soprattutto, delle Danaidi, di altre eccetera, che non sono registrate, per motivi che non sappiamo, ma siamo sicuri che il documento è altamente selettivo. La cosa migliore che possiamo fare è leggere direttamente il decreto. Lo avete nell'handout, il testo numero 1, ecco qui, e come vedete leggo direttamente dalla traduzione, facendo qualche riferimento alle parti che ci interessano di più nell'originale. Durante il sacerdote vi dà un'idea anche della, diciamo, estrema concretezza di questo testo. Durante il sacerdozio di Teisilos, figlio di Sosicrates, il 12° giorno del mese di Artemisio, così hanno deciso i mastroic, sono i consiglieri del consiglio ormai solo locale di Lindo dopo il sinecismo, i buleuti sono quelli di Rodi, e i lindi, cioè l'assemblea dei lindi. Agesitimos, figlio di Timachidas, l'Indopolita, non è il cittadino di Lindo come intende purtroppo la Hebe, ma è semplicemente il demo dell'Indopolita, ha proposto quanto segue. Poiché il santuario di Atena Lindia, e qui vedete subito che cosa? Archaiotaton tecaientimotan, antichissimo e molto venerato, così, è stato adornato. Qui c'è un punto, diciamo, in cui bisogna fidarsi di integrazioni molto ragionevoli, fin da tempi più remoti, con molte belle offerte,
gli anatemata, per via della presenza della dea, presenza e l'epifania, l'uso del singolare mi invoglia piuttosto a parlare di una presenza fissa della dea, più che di un'apparizione temporanea. Le altre sono tre diverse epifanie registrate. Qui mi sembra che voglia indicare piuttosto il fatto che attraverso le epifanie e i doni votivi, le immagini stesse della dea, la dea è un nume presente. E poiché accade che molte di queste offerte, insieme con le loro iscrizioni, questo è un punto chiave, vedremo perché, anche, cioè il legame con le iscrizioni delle offerte, sono state distrutte, e qui c'è un punto estremamente interessante su cui ho insistito molto, a causa del tempo, diaton chronon. Allora c'è l'invocazione alla buona sorte, è stato decretato dai mastroi e dai lindi quanto segue. E allora cosa fanno? Devono scegliere due persone, qui possiamo anche saltare, devono predisporre una stele di marmo di Larto, di Litos Larthios, quella che c'è secondo le disposizioni date dall'architetto, e vi facciano iscrivere sopra questo decreto, ecco, e qui è il punto cui dobbiamo vedere, fare più attenzione, e vi facciano iscrivere anche, in base alle lettere, ai cresmatismoi e tutta la documentazione che poi è menzionata, su cui non mi soffermo, e agli storici, ciò che convenga in relazione alle dediche e all'apparizione della dea, e facciano compiere l'incisione alla presenza del segretario dei mastroi attualmente in carica, i tesorieri sacri paghino coloro che sono stati scelti per la realizzazione della stela e la sua incisione, non più di quanto indica l'architetto Pirgoteles, una somma pari a 200 dracme, e devo indicare il luogo in cui sarà posta la stele, lo devono indicare gli epistatai nel mese di Agrianios, come vedete le date sono. Se ha ragione uno studioso americano, Ryan, il tempo intercorso fra le due date dipende dalla successione dei mesi nel calendario, se si accetta quella più reputata, non è assolutamente sicura ma è altamente probabile. Ci sarebbero stati meno di due mesi di tempo. In due mesi due persone indicate, uno era un dotto erudito con assoluta certezza, Timachidas, sotto cui va nome la cronaca, e l'altro Tarsagoras, che diciamo, a partire da Blinkenberg è stato un po' eliminato, mentre in realtà sembra aver avuto un ruolo, solo non è noto da altre fonti, e hanno compilato tutto ciò, quindi estremamente in fretta. E già questo può aver pesato sulla selezione, su un'enorme letteratura che andava almeno a partire da Erodoto, in un caso, fino a documenti, diciamo, d'archivio e storie più recenti. E poi ci sono le consuete proibizioni. Vedete in basso i nomi dei curatori, degli estensori della cronaca, Tarsagoras e Timachidas, che sono di due dami diversi, l'Aderma e l'altro, il rito che stava proprio all'Indocittà, diciamo così. Il punto che è fondamentale è che si dice che il santuario è antichissimo, molto venerato, rispettato, adornato da tempi più antichi con molte offerte belle. Qui ci sono delle variazioni che vedete in parte segnalate nel piccolo apparato critico che abbiamo messo e che trovate nelle altre. Ciò che conta è che si osserva che molte di queste anatemata, con le loro iscrizioni, sono andate distrutte, e c'è questa unica frase: a causa del tempo. E quindi è dichiarata la motivazione come sopperire a ciò che non esiste più. In realtà, all'interno della lista, le menzioni di queste dediche sono caratterizzate da due forme verbali diverse, una al presente e una al passato. Se le si prende dando a queste due espressioni un valore assoluto, si potrebbe dire alcune ci sono, e altre per cui è usato il passato non esistono più.
È possibile che l'espressione in realtà si riferisca molto alla perdita dell'iscrizione, più facilmente resa illeggibile dal tempo, dalla perdita, per esempio, della rubricatura del colore che le rendeva più leggibili o da altro, ma non è affatto sicuro, probabilmente è una cosa generale. Quello che a me sembra sicuro e su cui ho insistito, non voglio ripetere i motivi, è che questo modo di dire per il tempo è in realtà una sorta di eufemismo. È vero che ovviamente il passare del tempo distrugge. Blinkenberg aveva pensato di mettere in relazione tutto ciò con un grande incendio che è menzionato a proposito di una delle Epifaniai e datato nel IV secolo, vi risparmio che c'è una grossa discussione molto polemica negli ultimi anni su questa datazione, e la teoria in realtà non regge. Dopo lo stabilimento da parte di Morricone della giusta cronologia di questo incendio, dopo la critica che è stata fatta su base archeologica da Lippolis, cioè che in realtà in quel periodo del IV secolo non ci sono né tracce di distruzione né di interventi monumentali significativi. Questo incendio, se c'è stato, è stato molto più ridotto e non ha portato affatto alla distruzione di tutto il santuario. Io sono arrivato alla stessa conclusione sulla base semplicemente di altre fonti e sul continuo riuso delle offerte votive che avveniva e della pratica greca, e indipendentemente, i lavori sono apparsi quasi contemporaneamente, anche Badù ha sostenuto la cronologia Morricone nell'incendio e anche la limitatezza. Nella monografia si chiama Le Temps des Rhodes, e su questo sono lieto e penso che, malgrado i danesi credo insistano nella loro visione, non c'è motivo di pensare. Cos'è avvenuto? Qui devo, scusate, sintetizzare, ma qualche riferimento almeno bisogna darlo. È la pratica che abbiamo documentata con assoluta certezza anche all'Indo della rifusione e soprattutto della riutilizzazione continua. Possediamo un decreto nella recente silloge di Badù, è il numero 25 dei documenti, decreto sur les dépôts d'Athana, che ha del 25 dopo Cristo, in cui si fa esplicitamente riferimento al fatto che, essendo priva di iscrizione, molto rovinate specialmente iscrizioni e avendo bisogno di denari, addirittura si mette all'asta la reiscrizione delle offerte votive esistenti. Sembra incredibile, ma addirittura pagando, in quel caso senza spostarle, si poteva mettere un nuovo nome su una dedica. In un certo senso degli offerenti nuovi ricompravano una dedica più antica il cui nome o non c'era o era andato perso, a Samoi. E inoltre vengono vendute una parte di oggetti di metallo che si trovavano in uno dei locali del santuario, il Nahoreion, la sede dei Neocoroi. Questa prassi è molto diffusa in periodi di emergenza nel mondo greco, si è pensato anche al periodo dell'assedio di Demetrio Poliorcete, il famoso assedio di Rodi dopo il quale sarà eretto il Colosso, e così via. Quindi è molto probabile che ci sia un silenzio interessato e che quella specificazione per il tempo sia in realtà un eufemismo, per non dire perché le abbiamo riutilizzate in passato. Il documento che abbiamo è più recente, ma la continuazione della pratica su scala ancora maggiore c'è documentata nella 31ª orazione di Dione di Prusa, quindi ancora in età Flavia Domizianea. Tranquillamente i Rodi, e Dione si scaglia violentemente contro di loro a Rodi stessa per questo riuso delle statue precedenti.
offerte, di lui e per le statue soprattutto. Nel documento del 22 si parla anche degli oggetti metallici addirittura. Quindi diciamo così che almeno una parte delle offerte preziose o in materiali più riutilizzabili sono state così. Altre ovviamente, si parla di offerte in legno, altro probabilmente realmente sono sparite col tempo, si sono rovinate. C'è un caso estremamente interessante, ma mi limito alla citazione, quella della C34, la famosa dedica di Amasis, della corazza del faraone egiziano Amasis, di cui parlava Erodoto nel secondo libro, dedicata appunto all'Indo, che vi dà un'idea dell'importanza del santuario già in età arcaica, internazionale, e che appunto sembrerebbe, a stare alla cronaca, fosse perduta. È usato anche il verbo al passato, quindi. E invece un personaggio di straordinaria importanza, Muciano, che è una persona che è stata 3 volte console, come ripetutamente lo dice Plinio, gli amici che studiano Plinio ovviamente conoscono bene, perché è una delle fonti più importanti dell'opera di Plinio, un amico di Vespasiano, governatore della Siria, eccetera, 3 volte console, suffectus però. E Muciano appunto era andato lì, aveva visitato il santuario e dice che la cosa, come riporta Plinio, era rovinata perché tutti andavano a contare i fili che componevano la corazza e ogni filo, nodi a volte vengono tradotti, conteneva altri fili più piccoli, dicevano 360, e pare che questi, diciamo così, turisti più o meno così devoti andassero a l'avessero rovinata. Quindi c'è una contraddizione, nulla osta che una qualsiasi corazza di lino comunissime, più di quelle di bronzo, fosse stata reinterpretata come la corazza di Amasis o altro, però almeno il numero dei fili che vi erano era notevolissimo ed è uno dei casi più straordinari, diciamo, che abbiamo, spero prima o poi di scriverci un lavoro specifico. Il carattere selettivo quindi del documento è dovuto a una serie di motivi molto vari, da quello, diciamo, del passare del tempo, riutilizzazione di oggetti sacri che sono andati persi, registrazioni precedenti a cui hanno attinto probabilmente a piene mani i due Timachidas e Tarsagoras, che sono riferiti, lettere e altro, ci sono 2 documenti, ma non voglio andare al di là di questo. E comunque, pur considerando tutto ciò, per quello che sappiamo dei depositi votivi di Rodi e ovviamente di tanti altri santuari importanti, 42 dediche, comunque un numero sicuramente inferiore a 50, è un numero effettivamente risibile. È chiaro che hanno voluto mettere quelle che per loro erano più importanti. La prima è l'eponimo Lindos, un'altra fra le più antiche, mitiche, è dei Telchini, mitici abitatori di Rodi, ma anche grandi artisti del metallo che almeno dall'età di Pindaro si erano visti attribuire anche statue di particolare efficacia. Su questa parte museale, diciamo così, si potrebbe insistere a lungo, ma qui da storico mi interessa un problema ulteriore. Cosa significava, che impatto aveva vivere tra statue a galmata tanti oggetti dotati per gli antichi di charis, non solo nel senso di grazia, ma di rapporti, oggetti consacrati alla divinità, mnemata di vario tipo che erano nei santuari e nelle città e in particolare qui all'Indo e a Rodi. Dobbiamo considerare prima di tutto l'enorme numero di statue e oggetti d'arte che era presente nell'isola di Rodi, nelle maggiori città greche come Atene, nei grandi santuari,
un po' ovunque, senza dimenticare che almeno da età tardo-arcaica le agorà e poi in età romana anche i fori pullulavano di statue e oggetti particolari, di monumenta mnemeia. Cosa significa storicamente sia per la nostra valutazione dell'antichità e cosa significava poi nella concreta vita sociale degli antichi elleni nei vari periodi, ovviamente? Partiamo allora da un dato notissimo che ha il merito di portarci su un terreno concreto. Potete prendere l'handout a pagina 3 e abbiamo un testo che probabilmente i presenti conosceranno tutti meglio di me, il 34esimo libro, sezione 17, 36, 37. E leggo per brevità solo un punto della vecchia traduzione di Silvio Ferri, anche se tutto il contesto è importante e andrebbe considerato. Vi leggo la traduzione di Silvio Ferri per brevità. Muciano, quello che è stato console tre volte, ha detto che anche allora c'erano a Rodi 73.000 statue e si crede che non ne rimangano di meno ad Atene, Olimpia, Delfi. Plinio ci darebbe quindi una cifra enorme della presenza di statue a Rodi, ben 73.000, secondo la lezione del migliore dei manoscritti, quello la sigla B, ma la cifra è incredibile, almeno in apparenza, potrebbe essere ovviamente il prodotto di una corruzione della tradizione manoscritta. Nell'handout che vi ho dato, a pagina 3, ho riprodotto sia l'edizione più autorevole, quella Jan Mayhoff, soprattutto per questa, potete vedere sono le linee 13 e 14 dell'edizione Teubner, ma ho messo in basso anche quella di Le Bonniec, anche se le note, la discussione in realtà è prodotto di altro. In basso sono le linee 5 seguenti, gli apparati, avete alcuni dei riferimenti e vedete bene come Mayhoff già riducesse e molto spesso semplicemente addirittura 3.000. Se si tratta di statue di bronzo, visto che ci troviamo qui nel libro 34esimo e si parla esplicitamente del bronzo, e si noti ancora di più l'uso di Etiam Nun, ancora oggi, e poi della fonte citata, il famoso Muciano, amico di Vespasiano, eccetera, eccetera. L'ultima volta è stato console nel 72 d.C., per fornire un elemento cronologico, il quale, come detto prima, nella sua opera paradossografica, si era occupato proprio della corazza di Amasis a Lindo. E vabbè, rimando alcuni lavori recenti, in italiano c'è un articolo di Giusto Traina in Ateneum 65esimo, e se non si tratta quindi di sculture di bronzo e non di marmo o altro, e tenendo conto che essa si riferisce esplicitamente al numero di statue rimaste, etiam nun, ancora oggi, che quindi almeno all'età di Muciano, quindi mondo di Plinio, malgrado saccheggi, asportazioni. A Rodi ce n'era stata una ad opera di Cassio nel 43 a.C., la cifra sembra davvero spropositata, come del resto, subito prima, la menzione di 3.000 statue nel teatro romano provvisorio eretta da Scauro a Roma nel 5 a.C. Anche Silvio Ferri riteneva buona la cifra, ma Mayhoff scende a 3.000. Il commento della Bude praticamente rifiuta ogni altra cifra, tutte le proposte fatte, considerando sbagliata comunque quella lineare. Purtroppo ogni proposta di riduzione a dimensioni ragionevoli e arbitraria, 3.000, 300 o anche 30.000. Si noti che poco dopo Plinio, dopo aver parlato del celebre colosso, ovviamente quello di Cares, di Carete di Lindo, specifica che vi erano a Rodi ben 100 colossi di bronzo. E ricordo anche che sappiamo con assoluta certezza da documentazione epigrafica che esistevano registrazioni ufficiali delle statue, almeno a Lindo.
Sì. Mamma mia, non potevo. Nei grandi santuari e non solo, nelle agorai, nei luoghi delle grandi gare panelleniche, eccetera, si viveva quindi tra una selva di monumenti, forse poi ridotti in età romana da prelievi e cebottini. Tale profusione di immagini e statue in particolare, mettevano in contatto i cittadini quotidiano, o almeno nelle feste, in occasione di feste e cerimonie e occasioni pubbliche, con gli dei, gli eroi del mito o della storia antica, in qualche caso anche contemporanea, in età ellenistica ovviamente, romana, notaboli ed evergeti si sprecavano, in un quadro caratterizzato da teatralità ben mostrato da Haniotis e John Ma. Inoltre, in società altamente competitive, l'obbligo sociale e poi politico di lasciare opere pubbliche e sacre, di fare bella la città e il santuario, di porre statue e opere varie quando si esercitava una funzione pubblica o sacrale come sacerdozi, eccetera, contribuiva a popolare immensamente agorai e santuari, come peraltro da secoli facevano i vincitori delle gare a Olimpia e in altri santuari. Si andava al santuario o in piazza come si va oggi al museo? No, di certo. La distanza, a mio avviso, non potrebbe essere maggiore e le somiglianze in realtà sono ridotte. Forse era come oggi per i credenti andare in una chiesa venerata piena di opere d'arte che rianimano la credenza diffusa e la cultura comune, non solo in campo religioso, ma restava una barriera invalicabile quanto banale fra antico e moderno, almeno nel nostro Occidente laicizzato. Gli antichi vivevano in un mondo che non divideva, come tutti sappiamo, ovviamente religione, politica e società in genere, anzi tutto il contrario. L'immagine, specialmente ma non esclusivamente la scultura, sosteneva le credenze stesse della società di cui era prodotto e permeava la società stessa nelle sfere pubbliche e religiose, peraltro interconnesse, embedded, con un effetto analogo a quello del teatro, e influiva su tanti aspetti, compresa che so la sessualità o altro. Ma semmai vi è un altro aspetto in cui, fatte le debite differenze, questo dare un'idea al Museo dell'Acropoli semplicemente della folla di statue, in cui il contemporaneo può aiutare la comprensione dell'effetto del messaggio, volontario o involontario, veicolato, in conclusione, da agalmata e mnemata. La forza dell'immagine, ovviamente il nome di Zanker è per noi molto caro, in particolare dell'immagine eroica e di quella divina e dei racconti prodotti dall'immagine dell'antico su di noi. E mi limito per concludere a un divertissement, forse più serio di tanti altri che sono stati fatti sui bronzi di Riace e simili, anche per un'esperienza personale, ad un confronto provocatorio e finale. In alto avete l'immagine del recupero di uno dei bronzi di Riace e in alto l'immagine celebre, terribile, con tutta la sua serie della cattura, della uccisione e della, come fu mostrata poi, del CE. E il confronto può essere concluso con queste due immagini sulle quali non ho commenti da offrire, ma credo che possano ancora oggi colpire la forza dell'immagine eroica nel passato, ma anche per le immagini nel mondo contemporaneo, credo che resti impressionante a tutt'oggi. Forse un parallelismo, più che nel museo, può essere ricercata piuttosto nella forza dell'immagine presente. Grazie. Guarda, meritava questa bellissima conclusione. Siamo in ritardo, ma vorrei semplicemente
siamo in ritardo, volevo semplicemente osservare intanto la straordinaria efficacia della tua conclusione, ma a parte questo alcune cose meritano di essere sottolineate, cioè l'integrazione tra l'oggetto materiale e l'immaterialità della presenza della Dea, cioè l'idea della Epifania che si integra, un concetto del sacro. Un'altra piccola osservazione è su Diacronon, che tu ci hai mostrato essere uno specchio di copertura, ma uno specchio che introduce un elemento forte nel discorso che faremo questi giorni, cioè l'elemento del valore dell'antichità. Ed è un continuum che lega gli archeologi agli storici dell'arte, perché penso all'immagine del Tempus Edax nella copertina dei Segmentari Perrier, che va di pari, che è il corrispettivo e l'eredità del Diatoncronon che abbiamo visto nella cronaca di Lindo. Un'osservazione su cui vorrei magari sentire poi che cosa ne pensano i latinisti è questo Triamilia, che a me sembra rispecchiare tanto il Tercentum, che indica semplicemente un numero straordinario, non indica un quantitativo preciso. Quindi se la lezione di Maioff è corretta, noi dobbiamo semplicemente attenerci all'idea della grandezza innumerevole. Non sta per un numero, ma sta per innumerevole. Questo non so che cosa ne pensino i latinisti, ma questo il mio latino mi dice. Bene, adesso dobbiamo dare la parola con grande ritardo a Kenneth Lapatin, che prego di accomodarsi al tavolo, e che alla scuola normale è quasi di casa. Per chi frequenta la scuola meno degli allievi, devo ricordare che Ken Lapatin è curator del Getty Museum e a lui si devono lavori importanti come lo studio sulle sculture criselefantine e anche l'organizzazione della recente mostra di strozzi che Gianfranco Adornato ha ricordato nella premessa a questo convegno. Non perdo altro tempo e appunto prego Ken di cominciare la sua relazione. Bene, grazie tanto professores Faedo. Sembra che ho perso Between Nature and Culture, Accumulating the Marvelous in Ancient Greece and Rome. Sì, ecco, primi pagine. Vorrei ringraziare soprattutto gli organizzatori di questo convegno, Beyond Art Collections, Gianfranco Adonato, Gabriele Cerucci e Walter Cuperi e la Scuola Normale, per l'invito di partecipare in questo evento importante. Sono molto grato. E adesso spero che mi perdonate un piccolo cambiamento del titolo, ma importante, da Accumulating a Appreciating. E anche, se mi perdonate, se continuo in inglese. It is no exaggeration to say that over the past few years, as Gabriella Cerucci has already pointed out, there has been a great wealth of scholarship addressing the nature of classical collecting. And some studies like Bunya's, referred to specifically by Gabriella in the lower left of the slide, even have that precise title. While others, like Higby's most recent at lower right, are not even yet published, and we look forward to them with anticipation. Defining collecting, as I'm sure we will see over the course of this meeting, is a complex task, and is not what I'm going to try to do in my short talk. As we have just seen in the case of Lindos, ancient temple treasuries play dynamic roles not only in the religious experience of individuals, but also in the construction of local histories and communal cultural identities. But I think many objects dedicated in sanctuaries across the Greek and Roman world, despite the insistence, say, of the Lindian Chronicles authors and other temple inventories on their uniqueness, must have been in some ways quite similar.
Nonetheless, particular items and the circumstances of viewing them must have been sources of wonder. Thauma idesthai, of course, was Homer's phrase for objects that were particularly well-crafted, and much of my paper will focus on small, exquisite objects. But we have also heard in Professore Ampolo's wonderful presentation the importance of historical associations. The authors of the Lindian Chronicle, for example, mention gold bracelets worn by Helen of Troy, and a helmet and dagger that Menelaus took from Paris. Of course, these objects do not survive, but archaeologists at Olympia have recovered later armor dedicated there with inscriptions stating explicitly that they were offered by the Greek victors in the Persian Wars in the early 5th century BC, which years later, I expect, may well have engendered similar feelings of amazement. They certainly did among their modern excavators. The inscribed inventories on the Athenian Acropolis, for their part, record the presence of the corslet of the Persian general Masistios, taken at Plataea, and the gold sword of Mardonius, which Demosthenes reports weighed 300 derricks, about 2.5 kilos of gold. Other Athenian inscriptions list a jewel-encrusted cup dedicated by Roxanne, the wife of Alexander the Great. Of course, just who was able to enter the temple treasuries and to see and admire these objects, today conveniently published in Diane Harris's book and by others, rather than just to read about them or hear about them is another question. The fact of the matter is, the inscriptions themselves were probably never very easy to decipher, and we don't really know who beyond the treasures of Athena were admitted to the temple or when. The Parthenon and other temples on the Acropolis were sites of memory, but the majority of their contents, so far as we can discern from ancient sources, were treasure. Not just bullion, but finely worked artifacts, gold and silver vessels, elaborate weaponry, gemstones, jewelry, fine furnishings of gilded ivory, textiles, the kinds of things I can show you on the screen, although these specific objects are culled from a variety of sources, while the Acropolis treasures themselves are long gone. And while finely wrought and certainly admirable, we have to remember that some of these objects remained functional. Many of the vessels, it seems, were regularly removed from the temples and used in festivals, as we can see in the Parthenon frieze, both the Hydriae in the upper slide and the Oinakoue and Phiale and other objects in the lower slide. But in contrast to these items, how accessible for inspection and admiration were the smaller and finely wrought items fashioned from precious materials? Engraved gems require really close attention to appreciate. Their devices are only occasionally mentioned in the inventories in contrast to their materials. Who, moreover, was allowed to handle, to admire, and to enjoy that gem-studded cup dedicated by Roxanne? Mm-hmm. Not this one. This is a later Seleucid one in the Getty's collections. I find it difficult to believe that gems, jewels, and such gem-studded items would be brought out for dining during the public banquets that accompanied the great festivals at Athens, banquets like those held in the dining room of the Propylaea, which eventually came to be known as the Pinakotheki, on whose walls old master paintings were publicly exhibited. When, might we ask, did that become an exhibition and the dining room a museological space? Something we can explore later. In any case, gold and silver plate and engraved gems, far more than paintings
or statues are really difficult to display effectively, certainly in such a way as to appreciate their fine craftsmanship and miniaturistic detail. Ancient guidebooks, like Polemon's four books, Periton, Anathematon, and Athanasia Necropoli, or his Periton in Delphois Thesauron and Periton in Lacedaemoniae Anathematon, all cited by other authors, are, of course, sadly lost to us. But I would imagine public access to these small-scale temple treasures was far more restricted than that available to specialist researchers, just as it is today. Although we must remember that Theocritus and Herodotus famously provide glimpses of public access to and admiration of some larger scale dedications in Alexandria that could be seen when temples were open on festival days, such as paintings by Apelles and statuary by the sons of Praxiteles. Some silver is also mentioned vaguely as eye-popping. That precious metal vessels could be used and admired during private banquets in the homes of the rich in the classical period, in 5th century Athens, as well as 4th century Cuma, where this vase was painted, is clear from a story told by Plutarch of Alcibiades, interrupting a symposium and carrying off many gold and silver cups belonging to his admirer, Anytos. And other anecdotes tell of Alcibiades freely displaying the silver vessels belonging to the Athenian state for his own self-aggrandizement. But it is, of course, in the wake of Alexander's eastern conquests that vast wealth and luxury goods of the highest quality came into private hands. And there is no reason or time to rehearse here the huge quantities of gold, silver, and other precious materials captured by Alexander in Persia, or what was later paraded through the streets of Alexandria during the great procession of Ptolemy II Philadelphus, or displayed in the great banqueting tent he erected there in the early 3rd century BC, described in detail by Calexinus of Rhodes and preserved by Athenaeus. Certainly, we might call these collections of some sort, and they were clearly mobilized by their owners for significant political ends. And key in these cases was the demonstration of royal possession and, I believe, the elicitation of amazement at the sheer multitude of these precious objects. It is easier, I think, for us to imagine how small precious objects might have been displayed and admired in private contexts. As on the screen here you see at the end of a narrow painted frieze from an early Hellenistic tomb at Agios Athanasios in northern Greece, which shows a sideboard laden with what appear to be gold and silver vessels and a nude servant boy carrying a wine pitcher and a bowl to banqueters not seen on the slide further to the right. The overall setting is clear, but the plate, it is important, I think, is both on exhibit and being used. That is to say, it is being experienced immediately. And it is really only held in the hands, drawn to the eye, and rotated in the light that such objects can be truly appreciated. To be sure, high-quality photography is helpful, but even so, one lacks a physical connection, contact with the objects, its weight, its feel, its changing qualities of reflection and texture. And here I've just jumped forward a few centuries in time to show you an early 3rd century AD patera from Rennes in the collection of the Cabinet des Médailles in Paris, well, actually now in Houston, Texas, on display. But I can assure you that if you held this in your hands, you would not only appreciate its weight, almost 1.5 kilos, but you could also spend literally hours examining and unpacking the diverse figures represented there
and thinking about and discussing with your comrades the social, political, and iconographical implications of its complex imagery, not to mention admiring the extraordinarily fine craftsmanship. Of course, it was in another context that Pliny remarked on the need for a clear mind and quiet environment for the proper contemplation of works of art. We can, I think, recapture some of the experience of close examination and appreciation through the recently recovered papyrus containing the works of the Hellenistic poet Posidippus of Pella, which includes a book, one might even say a collection, of epigrams about carved gems and other objects. But it's the Lithica in which Posidippus repeatedly addresses the large perceptual impact of very small gemstones. He emphasizes the wide geographic distributions of the stone's origins and appearance, clearly intending to signal the wealth, taste, and power of his Ptolemaic patrons, who not only mined emeralds in Egypt's southern desert, but also imported precious stones from the islands of the Red Sea and beyond. And as many literary critics have observed, the minute scale and exquisite craftsmanship of the gem engravers, some of whom are explicitly named by Posidippus, provide a fitting analogy for the refined art of the poet himself, a collection of finely wrought verses about a collection of exquisite gemstones. Several other ancient authors write of the almost magical experience of seeing more and more as one looks ever closely at engraved gemstones, of being sucked into their imagery. And Posidippus himself explicitly contrasts both the appearance of the same stone when wet and dry and of an intaglio and its impression. This is the perception of transformation. I quote, "This is a cunning stone. When oiled, a luster, a miracle of image follows its entire mass. Yet when dry, an engraved Persian lion shines brilliantly, stretching against the lovely sun." Or in another poem, "No river rolled this stone onto its banks, but at one time, the well-bearded head of a snake held it, streaked with white. The chariot engraved upon it, resembling a white mark on a fingernail, was carved by the eyes of Lynceus. For after an imprint is taken, the chariot is seen, but on the surface, you do not see it at all. In which fact resides a great marvel of labor, how the craftsman, while straining, did not damage his eyes." Hellenistic gem engravers built on the accomplishments of their predecessors, and we know many of their names from the minute signatures they engraved on their creations, often stunning portraits of their patrons. What you're looking at is an unsigned portrait of the Pergamene dynast Philotyros, carved on a mottled chalcedony. The image stands out from the beautifully patterned stone only when held at the right angle under the right lighting conditions, as you can see well in the photo. Like Hellenistic epigrams and other art forms, some of these intaglios are actually quite playful. Here, the intaglio of Sirius, the dog star, is appropriately carved in a fiery red garnet, for the dog star rose at the hottest time of the year, in August, the dog days of summer. The carver cut his signature in tiny letters on the dog's collar below. Gnaeus made this. But without painstaking illumination and photographic enlargement, this can only be appreciated when the gem is held closely to the eye and the hand and rotated in the light, or described in detail by a poet or some other privileged interlocutor. Individual owners could readily share such items with their friends, patrons, or clients. High-ranking courtiers might have occasional access to royal collections, but how, if at all, could such treasures be more widely shared, viewed, and appreciated? The first Roman
recorded to have possessed a collection of gems, a dactylothecae, was Sulla's stepson, Marcus Scaurus. But we don't know much about its contents. Although Scaurus is also reported to have displayed publicly 360 imported colored marble columns in a temporary theater, and have taken thousands of statues from the East, and his gems probably came from similar sources. Not much later, Roman troops captured King Mithridates' treasury containing gems and hard stone vessels, which was said to have taken them more than 30 days to inventory. This collection must have comprised myriad precious agate vessels, such as these rare survivals from antiquity. And it is from this source, perhaps, that arose the fashion for imitations in much more affordable glass. And other precious stones, like amethyst and crystal, were likewise imitated in glass. Most highly valued, of course, were the cameo cut vessels. And here I show you two of the highest quality we have. The so-called cup of the Ptolemies, which probably is Roman and doesn't have anything to do with the Ptolemies, literally now in Paris, which, if you look closely, and of course you were meant to, depicts a collection of precious vessels like itself on a table. And then, of course, we have to include the Tazza Farnese, whose size is almost as remarkable as its double-sided carving. Pompey the Great dedicated Mithridates' treasures to Jupiter Optimus Maximus on the Capitol. Not to be outdone, Julius Caesar dedicated 6 dactylothecae in the temple he built to Venus Genetrix. Some years later, Augustus's nephew dedicated another collection of gems in the temple of Apollo. But again, I wonder, how visible were these items, and to whom, and under what circumstances? Pliny, always helpful, but perhaps never telling us quite as much as we would like to know, comments disparagingly on the quality of the famous ring of Polycrates, which the Empress Livia had dedicated in the Temple of Concord, set in a golden cornucopia. And it's interesting to think how close these places were, the Temple of Venus dedicated by Caesar. Is there a pointer? Here's Caesar's dactylothecae. Here's Mithridates dedicated by Pompey, and there's the Temple of Concord. But interestingly, Pliny, unlike other authors who describe the ring of Polycrates as emerald, says it was a sardonyx. So who knows what he was really looking at, but at least in this case, he was able to name its material and judge its quality as less impressive than other dedications of gems by the empress. Pliny also tells us elsewhere that the morning light was the best to detect forged gems. And Ovid, in an aside, remarks that while night makes every woman a beauty, broad daylight provides the best viewing. As for gems, dedicating treasures such as these out in the open publicly, rather than hoarding them, say, in the enclosed space of a cubiculum, might well be better received socially and politically in Rome. The private bedroom, of course, was a suspect space. Remember, the Emperor Tiberius took Lysippus's Apoxiomenos, and here I show you two different types to choose from, into his private chamber, causing a public uprising. He similarly appropriated some paintings by the famous Greek master Parrhasios. Better, as Agrippa advocated forcefully, but unsuccessfully, for all art treasures to be exhibited publicly. But in any case, to be able to make distinctions between carving of higher and lesser quality, different techniques, different styles, materials, and dates constituted a display of knowledge and urbanity
that increased one's valuable social capital in a highly competitive society. Writing of gold and silver, which were more easily displayed and examined in convivial settings, Pliny remarks that the Romans had made these precious metals still more valuable by adding engraved decoration. He also remarks that changing styles drove changing tastes, and he named explicitly several individual silversmiths, from the greatly valued old master Mentor, whose work was exceedingly rare, to Fernius, Clodius, and Gratius. We do not know enough to identify the specific differences between their works. Still, we can imagine connoisseurs discussing not only the weight and value and iconography of fine plate, such as these vessels, which all once belonged to a certain Quintus Domitius Tutus and were eventually dedicated to Mercury in a rural sanctuary in Normandy. The owners of such objects and their guests might also have learnedly compared and contrasted their high and low relief and other technical and stylistic features. And this kind of knowledge and discernment, too, would certainly enhance one's status around the banqueting table. Displays of connoisseurship and erudition, whether true or false, is best exemplified in Petronius's Cena Trimalcionis, recreated here by Fellini, where the boorish host enthusiastically misinterprets the mythological scenes decorating his heavy silver cups. Cassandra killing her sons, Niobe shut up in the Trojan horse. Now, up to this point, I've been focusing on works of high quality, and these fall under the rubric of culture in my title. Nature, of course, provided the materials, and whether silver or gold, banded agate, rock crystal, or some other hard stone, many of these came from exotic lands and were associated with fantastic peoples and magical qualities. Gold was pure and incorruptible, guarded by griffins and harvested by Arimasp and Ethiopians, and one could go on and on. And of course, I want to recall in the first section of the culminating book of the natural history on gems, Pliny writes, "In case of some of them, it is looked upon as no less than sacrilege to engrave them. The stones themselves were valued, and of course, their size was important." This vitrine from the Metropolitan Museum's recent Art of Pergamum exhibition contains but one genuine hardstone vessel, the small agate ascos I showed you earlier. Note the remarkably large glass imitations, especially the enormous vessel in the center of the upper shelf from Polycastro in Thessaly, which dwarfs anything in hard stone. Several ancient authors emphasized the kind of natural wonders that inspired imitations such as this, such as the emeralds, both worked and unworked, several cubits tall, mentioned by Pliny and others. Temple inventories and ancient authors also record elephant tusks of incredible size and of historical importance, like the alleged tusks of the Caledonian boar, which some authors report were sharply curved and must therefore have belonged to a prehistoric species. Augustus himself is known to have collected the bones of giants on Capri, no doubt those of now extinct species, similar to those recovered on the island more recently. Nature also created the thyon, or citrus tree, native to North Africa, from whose nubby roots beautifully patterned wood burl was produced. Hellenistic kings and wealthy Romans went crazy for this. Cato condemned it, and Cicero, though often hard up for cash, nonetheless paid 500,000 sesterces for a single table, half of a senator's property qualification. Pliny reports even more expensive tables set on legs fashioned from ivory tusks, and says that when Roman men mocked the extravagance of women when it came to jewelry,
they countercharged with men's table mania, mensarum insaniae. According to the historian Dio, Seneca had a collection of 500 such tables, and this can only be described as obsessive. Something Seneca himself seems to have recognized, for in his treatise on the good life, he questioned his own conscience. Why don't you live according to your principles? Why do you have such elegant furniture? But the most valuable substance of all, according to ancient sources, was murine, which has been convincingly identified as fluorite. Little survives from antiquity, but the British Museum possesses two examples, rather less refined, I think, than we might expect, although this one is carved with Dionysiac motifs in low relief. Time does not allow me to rehearse here the various anecdotes told by several ancient authors about the material, its properties, and its vast expense. But I will end with just a few which relate to our topic today. It was on account of his hatred of Nero that Petronius deliberately broke a murine dipper, which had cost him no less than 300,000 sesterces. Nero, meanwhile, who had spent more than a million on a single murine cup, displayed the vessels he had deprived from the heirs of a certain ex-consul in a private theater he set up on the opposite side of the Tiber, which he used as a rehearsal space and apparently an exhibition space. It was there that Pliny himself reports that he saw the broken pieces of a murine cup placed in a funerary urn, conserved as though they were the remains of the body of Alexander the Great, as if a memento of the inevitability of the caprices of nature. And here I show you a banded agate dipper and fragment rather than one of murine ware. Another famous story about breakage is told by several authors and informs the opening scene of Robert Harris's wonderful historical novel, Pompeii. When the Emperor Augustus was visiting Vettius Pollio's luxury villa on the Bay of Naples, a slave accidentally dropped and broke a murine vessel. His cruel master threatened to feed the poor boy to the eels, but the emperor intervened, asking Pollio if he had any other such cups. When Pollio admitted that he had, Augustus asked for the collection, if that's the right word, to be brought forth, whereupon, with impunity, he broke them one by one. We are told that years earlier, Augustus, then still Octavian, exercised great moderation when he captured Alexandria and took from the rich Ptolemaic treasury but a single murine vessel. Vettius Pollio, like Verres and others attacked by Roman moralists, could not control his passion for such marvelous things. To be able to recognize their quality was admirable. To own and appreciate them demonstrated one's wealth, status, and culture. But to collect them obsessively, to hoard them privately, to value them even above human life, that was beyond the pale. I thank you for your attention. Siamo in ritardo, pochissime parole di commento, soltanto per apprezzare questo sguardo sulla visibilità negli spazi pubblici, sacrali e negli spazi privati. Vorrei ricordare un dato sulla fruizione degli oggetti da mensa che torna, con questo discorso lo rende chiaro, un epigramma che ricorda un piatto ornato di una Nereide coperto di cibo, che bisogna mangiare in fretta per scoprire la Nereide. E poi appunto un discorso che va al di là della qualità delle gemme, che per Plinio sono la sintesi della bellezza della natura, e che è quello della preziosità del materiale, come lei ha
ben messo in evidenza e che ritorna anche nel Museo di Poseidippo, perché il Museo di Poseidippo si conclude con una pietra che non è lavorata. Il Museo di Poseidippo si conclude con la grande pietra scagliata dal Dio, che è un materiale puro e che vale in quanto tale. Quindi dobbiamo sempre tenere presente questa polarità tra la techne e la materia, che in cui il suo discorso appunto è ricco di spunti, in questo senso credo che andremo avanti. Adesso ci attende il coffee break con mezz'ora di ritardo e quindi credo che dobbiamo andare. Grazie tanto. Due brevi parole per presentare Jane Pfeiffer, che è qui per la prima volta, credo, e che è associate professor all'Università di Copenaghen. A lei si deve il catalogo dei ritratti di Hans Blundell Hall, che noi tutti conosciamo e che abbiamo nelle nostre biblioteche, e il recente importante contributo Roman Portraits in Context. Adesso sentiremo che cosa ci racconta le sue riflessioni attraverso le materialità degli oggetti. Structuring world in through objects, towards an approach to ancient art assemblages as collections. Thank you very much, and I want to thank the organizers for inviting me to this this conference, which is obviously going to be very important. We've seen that already, and I just want to show you a thing that I picked up on my flight. I went to the airport of Munich. Just a little envelope here, and it's a quotation from Johann Wolfgang Goethe, and it says, "Sammler sind glückliche Menschen." and Kenneth Le Patton's paper already showed us that there is something about it. It's about valuing beautiful things and surrounding yourself with beauties. But this is not what I'm going to talk about. I just thought that you should see this. I'm going to talk about collecting, and I'm going to try and give you some of the thoughts that I've been struggling with when dealing with collecting in antiquity. And collecting as a self-aware sourcing and selection process has become a major focus of modern museum studies. This focus reveals that collecting represents an enormous potential for understanding the values, mentality, and dynamics of a society. Yet collecting as an academic field of study is quite young. It only moved beyond history of collecting and biography with the articles in the 1994 volume Culture of Collecting, edited by Yas Elsner and Roger Cardinal, and in particular with Susan Pierce's seminal study of 1998 on collecting and investigation into collecting in the European tradition. We've already heard reference to that important work. Collecting studies now move to collecting practices and the social relationship between people and assembled objects. Pierce's semiotic approach saw objects as message-bearing, as signs, and as metaphoric symbols. C also argued that objects acquire clearer meaning in sets and in relationship to each other. The study of the role of collecting in our modern society has now become mainstream, with multiple publications appearing within just the last few years. These recent studies of museums and collections are grounded in anthropological material turn and material agency studies, our sensual experience of things and the appraisal of the stuff that they are made of. The studies are also strongly informed by actor network theory, as the edited volume Unpacking the Collection, Networks of Material and Social Agency in the Museum from 2011. Actor network theory has been described as material semiotic method, which simultaneously maps the relationship between things and concepts, using the network as a metaphor for understanding the ways in which things are interconnected. Importantly, ANT emphasizes that these networks are composed of a mixture of human and non-human or things. It allows us to examine how interaction between objects and people are part of a complex set of material and social networks.
analysis of collecting practices within the theoretical frameworks of material agency and networks has proven to be a unique tool for studying crucial issues of modern institutional collecting practices. What a society finds important to preserve and finds representative of its identity. What is not included in a collection, either because it's been taken for granted or because it's been the subject of censure. How it shapes its identity and constructs how it wants to be perceived by the surrounding community. How it wants to be remembered. How it perceives itself and defines itself against other societies. And how these other or foreign societies respond to being reduced into objects transferred into collections. Further, it is the relationship between the artifact and the way they are classified that make up a collection, analysis of the strategies behind the way artifacts have been assembled, grouped, and ordered, contributes to a better understanding how a society produces and orders its information and knowledge as basis of its power. These new museology studies, and in particular their focus on material agency and network theory, are very helpful as an offset for studying collecting in antiquity as well. However, the recent studies that deal with collecting in antiquity have mainly taken a logocentric approach. We've already heard mention Stephen Rutledge's book, Ancient Rome as a Museum, from 2012. And this is a kind of inventory of Rome's artifacts and buildings, a repository of clutter, as Rutledge himself characterizes the city. It refers to, of course, and reflects on Pliny and the concept of a thesaurus, a complete account, and Rome as a storeroom. And Rutledge's description suggests the difficulty of making sense of centuries of literary records in the center of the Roman Empire. However, his book is a very useful source for both literary and archaeological evidence for the city of Rome. But the two main phenomena, collecting and museum, which appear in the title, are neither fully explained nor theorized. Rutledge's study, as indeed other studies dealing with antiquity, are based almost exclusively on literary sources. Material culture and artifacts are downplayed, and even more importantly, none of these studies have discussed a theoretical framework which may work for collecting in antiquity, and neither have they identified main questions to be posed. An exception, though, is Alexander Barvis' Ornamenta Urbis, Opera d'arte Greci negli Spazi Romani from 2012. This work has a clear-cut approach, arguing that it is unhelpful and anachronistic to use the concept of museum, where collecting stands is not quite clear. Kantian aesthetics, art as such, and the contemplating but disengaged viewer or recipient of art in a purpose-built gallery probably does not reflect an ancient situation, but the museum analogy does pose questions of places functioning as cultural institutions, institutional collecting, and the preserving of a common identity and memory through objects. I'm thinking of, for example, sculpture in a city. Can a city be a collector? Barvis maintains that the influx of Greek artifacts to Rome, which followed in the aftermath of Rome's conquest of the East during the Republican era, must be understood in the light of semantics. She builds on the ancient rhetorical concept of decorum for understanding their context. Barvis argues that the most important reason behind the accumulation and display of sculpture in a Roman context was their appropriateness, that they fitted into and added thematically to the space. This downplays their materiality, their aesthetic impact, and their role as social agents. And most recently, the edited volume of Maya Gaten Wellington and Donatella Pagazzano, museum architect, as Gabriele Giruzzi has already mentioned, from 2015, brings together a vast variety of articles with a vast thematic as well as chronological span by scholars, mainly, but not exclusively, of course, concerned with literary sources. These recent publications are very important because they treat aspects of collecting as a widespread practice in antiquity for the first time, but they do it almost exclusively through the literary lens, and they lack clear-cut questions and theoretical underpinnings.
Literary sources are useful for defining, understanding, and understanding many aspects of the phenomenon, right from whether it is a concept relevant at all to use for antiquity, on ideas, on particular uses of assembled objects for political, ideological, aesthetic, functional, but also social functions. And of course, texts should not be neglected. But in my opinion, they do not do full justice to the phenomenon. Collecting is about objects and the way objects are part of a social interaction. Collecting is sometimes seen as a basic human instinct, but here we should be very careful because it does not say anything, as argued by Sharon MacDonald in her 2016 volume Companion to Museum Studies. Seeing collecting as instinctive ignores differences, it naturalizes it, and it makes it inevitable, and that it certainly isn't. Defining what collecting is, I quote here a lot of authorities, it's fuzzy, or at best a gray business, and it somehow resists tidy classification. This is Pierce and MacDonald and others. As for antiquity, we have challenges in working out a definition that would distinguish collecting from assembling and hoarding. And it should be a definition that helps us to understand the mechanisms in collecting. We have to define collecting in a way that seeks to understand in its historical context. But Sharon MacDonald's broad definition of collecting as a self-aware process of creating a set of objects conceived to be meaningful as a group is a useful departure. We can set up criteria about numbers, interrelations, and context for identifying assemblages as collections. The most important criteria are listed here in this slide. The second one will probably eliminate sanctuary dedications, because dedicators would have been unaware or uninterested in the overall content, and it would also eliminate hoarding or mere assembling. Criterion 3 may eliminate tombs, but we should see this as a toolkit for do-it-yourself definitions. When they are put to the question, is this a collection? And I think that we are actually killing ourselves if we're trying to set up such a strict definition. So I think that the toolkit is perhaps a better way of doing it. Some will be satisfied with, for example, 3 of the criteria, while others will need them, all 5, or some additional ones. I'm not sure how helpful they are. Rather than regarding collecting as a strictly binary feature, that is, a property that a given assemblage either has or doesn't have, we should allow it variable degrees of membership, and we need to identify what collection is about in order to engage with it. And firstly, collecting is an object-oriented activity in which objects are selected on the cost of other objects, which are rejected or ignored, to become part of a self-aware process of creating a set of objects that are meaningful as a group. Secondly, the process of collecting is a recontextualization of objects. It is the intentionality of the maker behind to bring together certain objects, about leading them into a different state, displacing them from their original location and function, and making a new thing, a new image, a new narrative by putting together a congeries of old things. Recontextualization is about the relationship to other objects, a new structure in which the objects take on additional significance and enter into a new phase of their biography. Kopthoff reminds us of the questions to pose. I quote from him, what sociologically are the biographic possibilities inherent in its status and in the period of culture? And how are these possibilities realized? Where does the thing come from and who made it? What has been its career so far? And what do people consider to be an ideal career for such things? What are their recognized ages and periods in the thing, and periods in the thing's life? And what are cultural markers for them?
How does the thing use change with its age, and what happens to it when it reaches its end of its usefulness? End of quote. Recontextualization is a practice that produces knowledge about objects, but it's also a particular way of knowing, of structuring knowledge, and of perceiving. It is significant that the first strong evidence of this kind of relocation of artworks in the classical work is at the Hellenistic royal court, where objects were assembled in tandem with new emphasis of structuring knowledge. These same royal courts were engaged in the creation of the first large-scale libraries, creating encyclopedias, and an encyclopedic structured approach to knowledge. This strongly suggests that material objects played an important role in this new way of structuring and perceiving the world. And thirdly, collecting is as much about absence as it is about presence. Collecting is about sourcing for the right object, and in that same process, rejecting many more objects. This selection process is essential to the very process of collecting. It may be practically conditioned, for example, limitations of space, or it may be ideological or political as a result of censure. Absence is always part of collecting, modern or ancient, because it's about choice and about what is collected in a particular, related to memory, and objects may belong to a long gone period. Any collection, therefore, is absence in time and material. Through absence and presence, new narratives are constructed. We therefore have to deal with absence and turn it into something positive and constructive. To archaeologists, however, this poses a challenge. In fact, we confront double absence or even triple absence. We are used to deal with absence as fragmentation in survival. Absence in archaeological investigations demands a deep cognitive process of the traces that we are left with, where we use our senses and imagination in order to perceive the past society that we are studying. In assemblances that we identify as collections, we're dealing with a double or even triple absence, archaeological fragmentation on behalf of the collector, and perhaps absence in time between the actual collection and some of the objects selected, 5th century BC sculpture in a Roman villa, for example. How do we deal with this absence? Fourthly, collection is about objects and human relations and how our artifact can be perceived as possessing near to human agency and creating social relations and vast networks to such an extent that it becomes impossible to distinguish between material and social. Without diminishing the maker behind, we should look at artworks themselves as central in a network of social and material agents. Network theory helps us to describe that people and artifacts cannot act on their own in isolation, but that we should consider a range of different spatial and chronological scales under which collecting took place. And finally, it is an infinite process. It's not fixed, it's not stable, and it rarely has a clear-cut beginning, and it has no end. It is continuously being remodeled and constantly morphing into and being restored. The so-called assemblance theory of Manuel de Landa is helpful. De Landa stresses the original meaning of the French term agencement as arrangement, fitting or fixing, as opposed to the English assemblance, which accentuates unity of components, as does also the archaeological definition of assemblance, as a group of artifacts recurring together at a particular time and place. By stressing the multiplicity, De Landa argues that the world is instantly, incessantly in a process of coming into being in restless assemblages, and he also sees agencement as processes of shaping a whole from heterogeneous parts, and its properties emerge from interaction between parts. De Landa's notion of the assemblage as a process that is emergent and infinite and never fixed and stable can be applied to underline the temporal element which is part of collecting and which may otherwise easily be overlooked. These above-mentioned elements are essential for understanding the very process of collecting, as our material agency theories, in order to emphasize the objects themselves, their fleshy, corporeal,
corporal and physical presence, the material form and style, in opposition to value-laden meaning. Sculpture is particularly useful for analysis because it is the most monumental artifact that can be removed from its original context into a new one, the strong physical presence, and it's non-utilitarian. However, and most importantly, because of its tactile material properties, its three-dimensionality and naturalistic form, sculpture has bodily immediacy, strong physical, almost living presence, and is likely to constitute near to human intentionality and act as social agent. Sculpture has a clear and well-understood iconography, making it relatively easy to categorize in an order, and it has a good chance of surviving in the archaeological record. So how do we go about it? We have to identify suitable context for establishing when and how collecting becomes a widespread phenomenon. In the aftermath of the expansion and the influx of booty in Rome, arose a demand for artworks which the Romans began to pay for. Networked and object biography approaches will help us to identify a vast intertwined network of collectors and dealers and put focus on how the conquered territories in the East turned into maker communities supplying a Western market and their superiors with artworks. This chart illustrates some of the processes involved from maker community to the display within the collection. We then have to engage with the physicality, the presence and the absence, the temporality, the ideas, the purposes and the structures within the collection. And material agency as opposed to text should be one of, if not the point of departure for analysis. I have time here only to exemplify this very, very briefly on one of the best documented and most studied sculpture collections, that are the Villa dei Papiri, with its 75 recovered sculptures. But I hope to show that the material properties of a sculpture may point us in alternative directions for understanding its role within a collection. And the Villa dei Papiri contained a number of Greek philosopher portraits in both marble and bronze. The portraits found in the last peristyle garden are in the Herm format, and they are in many ways unusual. In their sheer numbers, their unknown sitters, and their styles. Yet regardless of this, they have been interpreted as lending meaning of erudition to the villa owner, the father-in-law of Julius Caesar, probably. Some scholars interpret them in the context of Otium, as opposed to Negotium, represented by the Hellenistic ruler portraits, also found in numbers in the villa. Others have seen the Greek portraits and the rest of the sculptural decoration in the villa in toto as an allusion to the gardens of Epicurus in Athens, and tried to find meaning in the pairing of the Herms. This interpretation has been challenged by Cilla Dillon, who convincingly argues that instead of seeing the Greek ruler and philosopher portraits as oppositions between private and public, they may in fact be inclusive to each other. The Hellenistic ruler portraits may allude to the high status of the owner, associating him with great military commanders of the Hellenistic world. As philosophers played an important role in the education of Hellenistic kings, the presence of philosopher portraits among the portraits of Hellenistic rulers in the villa may therefore combine these two aspects of Hellenistic rulership. This is very convincing. However, if we give priority to the agency of the form and the style of the portraits, what strikes me as significant is that the Greek philosopher portraits sport heavily grooved faces, small staring eyes, which are sunk deeply into the eye sockets, contracted eyebrows, wild woolly, untrimmed long hair, tousled long beard, and sometimes a thick cloak over the shoulder. They convey their own iconography, which becomes powerful and present. They epitomize in an almost exaggerated manner classical Greek intellectual identity, and one may wonder whether some of the philosopher portraits from the villa were not copies at all, but Roman recreations based on Greek portrait types. In their great variety of physiognomy, details, and hair and beard styling, they may also have provoked discussions and challenged receptions of Greek portrait styles versus Romans, and on the identity of the patrons represented. Pliny describes the desire for Homer's portraits and says that it so happens that images do not exist and they are fabricated. And statuary in traditional
styles were being reinvented side by side, the copying of classical work. In any case, the hem portraits look emphatically different from the way the owner of the villa would have been portrayed, with a typical late Republican, clean-shaven, dry citizen portrait. In John Henderson's phrasing, Greek thinkers, seers, and speakers were a bunch of elderly males with wild locks, shaggy beards, staring eyes, and hollow cheeks, not at all like themselves. The Romans acknowledged and admired wisdom and the manly virtues of Greek men of the past, including Alcibiades, Pythagoras, and Hermodoros, whose statues were set up much earlier on the Comitium in Rome, serving as exemplar for contemporary political action and ideology. Most of the Greek figures of the past who the Romans appreciated were philosophers and eccentrics. The visual contrast that the portraits of Greek singers formed to the typical Roman Republican portrait may have been provocative to the viewer. Without doubt, the Greek-style portraits in the villa generally evoked allusions to the classical Greek education and helped creating an atmosphere of an Epicurean garden. Cicero famously remarked on the garden of his brother Quintus that the Palaeati looked as though they are gardening and selling their ivory. The contrast to contemporary portraiture may also have provoked to self-evaluation. In the first century BC, there were still a few kingdoms in the east that had survived, but they were far, far from impressive. Both Syria and Egypt were in strong decline, and they were in deep financial problems, totally dependent on the Romans. The Romans were arrogant, and Cicero, for example, finds that kingship is easily corrupted. He admits that he owes debt to Greek culture, but educated Romans were obviously aware of the difference between the earlier Greece, from whose literature and sort the great part of their own intellectual culture derived. By the end of the Republic, the Romans felt a need for a comparable literature. Greece provided the form, but also the standards against which the Romans could measure their own achievements. Comparison became common. Cato was called the Roman Demosthenes, Ennius is coupled with Homer, and the practice of citing Roman authorities and examples alongside Greek is fairly common. Greek superiority in eloquence was a thing of the past. The Romans had a different past. They were not burdened with the same glory, but with deeds and achievements. The Romans certainly had respect for the heritage of old Greece, but it was associated with a concept from contemporary Greece in decline and from which only little was to be expected. Greece was a conquered country and the Romans were a people of political action. Through their material agency, the Greek philosopher portraits become almost ethnographic objects, others collected to construct a narrative that sets out the Romans as committed to the present and to action in contrast to old Greece. The villa is becoming a political project, a space where culture, past and present, Greek and Roman, is actively contested. Collecting is almost always about the use of the past in the present and about memory. Literary resources repeatedly stress that an object with a distinguished and long biography was prepared. Style could replace a distinguished genealogy and transmit and evoke the past. In his seminal Römische Bildsprache als semantisches System, Tonio Hölscher has shown that Roman art had its own semantic structure for communication. Specific styles were deemed appropriate for specific topics and used to evoke specific associations across time and space. Satires could require a so-called Baroque Hellenistic style and a noble, dignified god, a classical style. At the same time, both styles were referring back to the agency that a sculptor performs and would be grounded in the notion that this particular sculptor was part of a cultural memory of the Oikoumene. It could also be argued that style becomes that particular sculptor's biography and style becomes its locus, the locus of its agency. The so-called archaistic Athena statue was found in the tablinum by the square courtyard in the villa. Winckelmann's reaction to the Athena was that it was the best of all the marble sculptures from the villa, that it was not Italic and that it looked almost as ancient enough to be of the earliest states of Greece. It is now recognized, of course, as a Roman period work made in the archaic style.
with fragments of the same type found in Athens, and its origin and its origin and base is complicated. But one wonders if not Winckelmann's reaction was, if not the locus of its agency, then at least a big part of it. The exaggerated straight folds, the broad-centered pleat, would have made associations to a long and distinguished biography, having been made in very ancient times, having stood original in Athens, perhaps on the Acropolis, having sacred connotations, and having been viewed through centuries by Athenian citizens, politicians, philosophers, and kings, and being imbued with a new stage of its biographical life in the context of the villa and its owner. That it was probably commissioned from a workshop in the first century was not important. Style becomes its biography. But understanding collecting in antiquity may not be confined to analysis of good context. Sometimes we get insight into the selection process or canon formation. Latin authors talk about opera nobilia, and although they may remain largely obscure to us in the sources, we can identify trends and preferences from material remains. A well-known example is the selection process that took place by the Romans when they acquired and commissioned copies of Greek portraits. But what was it that interested the Roman buyers, and how were these sculptures put into use? This admittedly somewhat crude histogram, which I made many years ago, showed the influx of marbles to Britain in the context of the Grand Tour. It's the best catch of ideal so-called decorative Roman marble sculpture that we have, mainly from villa sites around Rome. Much more easy to work with than the material in Rome itself, to which it must of course be compared. This can be much refined, and it would point us towards a canon which was formed by the villa owners in the late 1st century BC into the 3rd century AD. We can, from that material, ask questions on preferences, on diachronic developments in themes and styles, about epoch styles, and about local styles, about materials, and to some extent also about aesthetics. Studies on individual statuary types like Rachel Cruces on the Aphrodite Capua, Jennifer Trimble's on the large Herculean women, and Friederike Naumann-Strecker's on the copies of Athena Parthenon, as well as studies for the exhibition of, for instance, Syriac classics, which suggest how the process of canon formation might evolve. Or we can work with material only. We've already heard that. While little limestone made its way into Roman collections, imported top quality colored marble and precious material for sculpture seems to have been a noted point in a network around the elite villa owners, including Hadrian's Villa, the Villa of the Butii Presenses, and the so-called Villa of Vignace, and others. So what do we gain from establishing collecting as a paradigm for antiquity? I think it enables us to move beyond regarding artifacts as components and as isolated types. In the very process of collecting, the bringing together, the sourcing, the selecting, the replacing, and the re-exhibiting, and the continuous transformation, we can focus on the multiple agents who formed and transformed the collection within the long-term processes that contribute to what a collection is. Seeing the artifacts as part of material and social networks places collecting as a dynamic process with strong influence on artistic practices, on human relations, and on fundamental aspects of cultural life among the Roman elite. It is the wide range of practices involved in assembling that we need to investigate. If we flatten out any hierarchy among these practices, all actions are equally important, pointing us towards the variety of ways in which we can approach collecting. Thank you. Siamo in tema denso che credo che discuteremo poi più facilmente alla fine, perché molti dei problemi che sono stati posti di ordine
teorico di quali sono gli elementi costitutivi e identificativi che distinguono l'azione del collezionare dall'azione del raccogliere o semplicemente ammassare, verranno fuori alimentati dalla discussione dei singoli casi che esamineremo. E credo che un punto interessante sia tornare a riflettere, appunto, come lei ha proposto, sulla Villa dei Papiri in un contesto che è particolarmente denso di valori intellettuali, perché i ritratti sono accanto ai papiri, in una villa dove c'è una collezione di testi filosofici alti, e quindi l'interazione non è soltanto con i ritratti del contemporaneo, ma è anche con quello che il contemporaneo ha nella sua casa, e tutto questo noi dobbiamo considerare, credo. Bene, allora adesso abbiamo l'ultima relazione che ci porta a Plinio e al progetto a cui ha già accennato Gianfranco Adornato, che a casa sua non è il caso proprio di presentare, data anche la presentazione iniziale. Lo accompagna e assiste Alessandro Poggio. Non so come si sono divisi il lavoro. Alessandro Poggio lavora, anche lui fa parte del gruppo di ricerca pliniane della scuola, ma anche un'attività completamente diversa che non trascura, sulla cultura figurativa della Licia, se non vado errata. Beyond. Licia, ecco. Please stop using beyond. Grazie Lucia. Lo reduce da un beyond Caravaggio. Anch'io ho visto beyond Caravaggio. So in this paper we would like to introduce a project that aims at gathering all the information in Pliny's Naturalis Historia related to the art market, prices, value of pieces of art, and display of artworks, in order to explore economic and aesthetic perspectives and investigate the notion of value and canon between arts and artists. Furthermore, in addressing a more fruitful discussion on these topics, we should also consider a wide gamut of objects, materials, typologies, and social environments in which artworks were sold, bought, used, and displayed. Indeed, Pliny's perspective and information on nobilia opera and ancient artworks are worth noting for our purposes, but this was just a percentage of all the information and materials available, not only in his books, but also in the art market and in the Roman Empire. Aside from the masterpieces by famous and well-known Greek artists attested by literary sources, recent studies have drawn attention to the consistent number of anonymous and more ordinary Greek artworks that were found reused in Rome and other Roman cities. Significant contributions on this focus, for instance, have already been published by Gabriella Cirucci, and we will learn more from her talk about this topic. We think that the combination and the integration of these sets of information could provide us with a more reliable data on the Roman art market and its relation between monetary values and aesthetic canons, and put into consideration the realian, the archaeological evidence, generally neglected or overlooked in contributions focused on the nobilia opera. Sorry, but we have to quote Pliny at some point. The very beginning of Book 33 on metals offers a significant case for our purposes, where Pliny states, "We are now about to speak of metals, at the same time actual wealth, opes, and the standard of comparative value, rerum pretia, object for which we diligently search within the earth in various ways. In one place, for instance, we undermine it for the purpose of obtaining riches, to supply the exigencies of life, searching for either gold or silver, electrum or copper. In other place, to satisfy the requirements of luxury, our researches extend to gems and pigments with which to adorn our fingers and the walls of our houses, while in a third place we gratify our rash propensities by a search for iron, which amid wars and carnage is deemed more acceptable even than gold." We can go on with another quotation, and continues, "In how many ways
have we augmented the value of things, auximus pretia rerum. In addition to the standard value of these metals, the art of painting lends its aid, and we have rendered gold and silver still more costly by the art of chasing them, celendum carius fecimus, and Ken already pointed out this specific quotation. Man has learned how to challenge both nature and art to become the incitement to vice, viciorum in rita menta. His very cups he has delighted to engrave with libidinous subjects, and he takes pleasures in drinking from obscenity. From this very same earth, we have extracted vessels of murine and vases of crystal, objects the very fragility of which is considered to enhance their value. In fact, it has come to be looked upon as a proof of opulence and as quite the glory of luxury to possess that which may be irremediably destroyed in an instant. So this passage is worth noting in our discussion, since an intangible concept, this is just an example on the screen, as fragilitas, fragility, becomes an element of evaluation, esteem, value, and price, totally different from the materia, the rerum pretium, and the art previously mentioned, in opposition to the hardness and nature of metal objects, ready to be reused, recycled, and thesaurized. Does it exist? Yeah, we can introduce this neologism. Art, materials, and price represent the intertwining elements of evaluation and appreciation throughout the books of art, as Pliny comments on gems. In this and in every other case, luxury has introduced various fashions, either by adding to rings gems of exquisite brilliancy, or so loading the fingers with whole revenues, or else by engraving them with various devices, so that it is, in one instance, the workmanship, ars, in another the material, materia, that constitutes the real value of the ring, in prezio. Information on value and evaluation are documented in book 35, dedicated to painting, but I'm going to consider just a few cases. I'm going to leave many other examples. In the case of a painting by Aristides, the first foreign painting on display in Rome in the Temple of Ceres, Attalus bid 600,000 denarii for it. But Lucius Mummius withdrew the work and dedicated it in Rome, suspecting good quality of which he himself was ignorant. And it is interesting, the translation is good quality, but in Latin is virtus. So this painting has a virtus. We do not know which kind of virtus this painting had, but it's sort of apotropaic or something related to the importance. But Pliny used in this passage virtus, so another intangible concept. In the period of Caesar's dictatorship, Timomachus of Byzantium, so this is a first century BC painter, painted an Ajax and Medea placed by Caesar in front of the temple of Venus Genetrix, having been bought at the price of 80 talents. Vipsanius Agrippa bought two paintings for 1,200,000 sesterci in Cyzicus. Augustus himself placed two pictures in the most frequented part of his forum, one with a likeness of war and triumph, and one with the castors and the victory. And another one with Nemea seated on a lion by the painter Nicias, and a family group with father and son by Philocharis. Even Roman emperors were inclined to pay a lot of money for painting, and Tiberius acquired a painting by Parrhasius representing a high priest of Cybele for 6 million of sesterces and put it in his bedroom. We have to investigate about imperial bedrooms at some point because they want everything inside. And the orator Hortensius paid 144,000 sesterces for a painting by the Argonauts by Kidias and made a specific place, this is Edes, for its reception at his villa at Tusculum. In this passage, it is evident that the Edes, this building, was built to host the painting, so for purpose.
As stated at the beginning of this presentation, it appears more useful to look at other archaeological and economic evidence, stressing further elements of discussion and not only focusing on nobilia opera and artists. And I will give you a few more examples. In book 35, for instance, Pliny gives us information about costs of materials. Apparently, a secondary element of evaluation, actually a fundamental topic in addressing a more coherent and reliable frame of art market costs and availability of materials. The best synopsis, for instance, extracted from the caverns of Lemnos and Cappadocia, is 2 denarii per libras. In the kind imported from Africa, costs 8 asses a libra and is called chickpea color. Cicerculum, and the same price is charged for the kind called low-toned, which is a very dusky color. The paretonium from Egypt cost 50 denarii per libras, and it is the most greasy of all the white colors and makes the most tenacious for plasters because of its smoothness. The price of indigo is 20 denarii per libras. On the contrary, the apianum, which counterfeits malachite, is made from a green earth and is valued at assessors per libras. And Pliny is very indignant, mentioning the emperor Vitellius, who had a dish made that cost 1 million sesterces. A special kiln was constructed out in the open country, as luxury has reached a point when even earthware cost more than vessel or floor spar. So fictilia, in this case, is more important than other stones. The collection and analysis of Pliny's passage on art, Greek and Roman artists, art market, cost of raw materials, make evident that a more nuanced and articulated system was adopted in Roman time, as in economic perspective, as in art historical terms. Archaeological evidence, like shipwrecks, allows us to put other typologies generally neglected in the wider frame of the economic process. And in this perspective, I would like to invite scholars to draw attention on material evidence of the Antikythera shipwreck, still overlooked in the discussion. We have very well-known bronze and marble sculptures of different typology, chronology, and size. Just to mention but few, we have the so-called Perseus, 1.94 meter high, 4th century BCE. We have a 3rd century philosopher head, an Apollo, an original marble Apollo of the early 1st century BCE, or a statue of a boy, perhaps an athlete, perhaps a wrestler. But we have also, in terms of size, small bronze statuette, like the statuettes in the highest row, with different size. In the perspective of our workshop, we must now consider other typology in this frame. And I want to mention the red-slipped Eastern Sigillata A, plates and cups, were probably intended for the symposium of wealthy Romans. They have been recently recognized as the Rosica Vasa, mentioned by Cicero. At some point, he says, Rosica Vasa Mandavi, and now there is a connection with this typology, or the Rosicos Keramos by Athenaeus. In Italy, quantities of Eastern Sigillata A were found at 3 sites, in the Apulian region, Otranto and Brindisi, on the eastern coast of Sicily, Syracuse, Morgantina, and in Campania, Puteoli and Pompeii. Indeed, to our eyes, these plates and cups are not worth collecting. They appear, on the contrary, in the perspective of our Beyond Art Collections workshop, they appear to be expensive, exotic, and collectible objects to the mid-first century Romans. To these materials, we must add a conspicuous number of fine quality glass vases,
acquired on the Syro-Palestinian coast and probably manufactured in Alexandria. And I will show you these mosaic walls and other glass vases of the first half of the first century BCE. So these vases are rarely found in shipwrecks, and they must be interpreted as luxurious goods and collectible objects. So adopting this methodological approach, the canon of Greek artists is intertwined with other more interesting data: artists, agents, patrons, mobility, display, circulation and consumption, weight and price, relating to the late Republican and Imperial periods. On the contrary, scholars have adopted a more exclusive approach, separating the works of art from objects, which are mainly considered luxury goods. And this is in the most recent article, Thorough Investigation by William Harris in the American Journal of Archaeology in 2015. As a consequence, these two categories, which in antiquity were sold on the same market, brought to Rome on the same ship, displayed side by side in the same marketplace, alongside with slaves, for instance, they are also collectible objects, are usually analyzed separately. This is more evident as we look at objects found in shipwrecks, as in the case of Antikythera. Needless to say that adopting such exclusive approach, the conclusions are partial and the cultural frame not coherent. Starting from a more comprehensive and inclusive discussion of Pliny books of art and archaeological evidence, as silverware, furniture, clothes, stones, we wish that it will be possible to overcome traditional boundaries among distinct research fields in order to better understand the Roman art market in its peculiarities. In this perspective, objects, monetary values, and aesthetic canons, conceived as a whole, will contribute to build a new cultural, economic, and social interpretative system of owning and accumulating objects in antiquity. Thank you for your attention, and Alessandro. Thank you very much. Pliny the Elder was a collector. Italo Calvino defined him as a nevrotico collezionista di dati, compilatore ossessivo. End of quotation. Through his activity of reading, listening, and noting, he managed to collect information about the ubiquitous elements of nature in dense commentarii. So it was this application, so this is Pliny the Younger, about Pliny the Elder. It was this application which enabled him to finish all those volumes and to leave me 160 notebooks of selected passages, written in a minute hand on both sides of the page, so that their number is really doubled. End of quote. The Naturalis Historia, therefore, is the organization of this disjecta membra in a global consistent layout. One may say that Pliny the Elder treated the different parts of his encyclopedic subject following a series of zooming shots from the mundus of the second book to the precious stones used to create minimal artworks, such as gems, in the final book of the Naturalis Historia. So in order that the work that I have undertaken may be complete, it remains for me to discuss gemstones. Here, nature's grandeur is gathered together within the narrowest limits, end of quote. In such a fascinating journey from the largest to the smallest, the chapters of art stand out for the amount of personal names, topographical data, and other pieces of information. These chapters contain a huge collection of information about artworks displayed in Rome, which constituted the most important stage at the time. As Gianfranco said, indeed, display is an important element for values and aesthetic canons. Display contributes to create canons, and at the same time,
may be the visualization of a pre-existent canon. How did Pliny the Elder perceive and treat assemblages of artworks and objects? From a methodological point of view, it is important to keep in mind how Pliny the Elder worked in order to correctly evaluate his text. I quote, "After something to eat," so this is again Pliny the Younger, about Pliny the Elder. "After something to eat, his meals during the day were light and simple in the old-fashioned way. In summer, when he was not too busy, he would often lie in the sun, and a book was read aloud while he made notes and extracts. He made extracts of everything he read, and always said that there was no book so bad that some good could not be got out for it." Very optimistic. "After his rest in the sun, he generally took a cold bath and then ate something and had a short sleep, after which he worked till dinner time as if he had started on a new day. A book was read aloud during the meal and he took rapid notes. I remember that one of his friends told a reader to go back and repeat a word he has mispronounced. In the country, the only time he took from his work was for his bath. And by bath, I mean his actual immersion. For while he was being rubbed down and dry, he had a book read to him or dictated notes. When traveling, he felt free from other responsibilities to give every minute to work. He kept a secretary and at his side with book and notebook. And in winter, so, et cetera, et cetera." End of quote. First of all, Pliny the Elder transmitted information through the filter of other authors. Second, Pliny himself acted as a filter since he selected from those authors certain data, taking or dictating notes. This means that it should be taken into account another filter, the possible mistakes made by Pliny and his collaborators, a proper team with a secretary and readers, as demonstrated by the episode reported by Pliny the Younger. A further filter was Pliny the Elder's perception of the city, since he was indeed a homo occupatus, but at the same time he was an inhabitant of Rome who used to move within the city, although the urban environment itself exerted a filtering action, as testified by a famous passage. And you know, I mean, the first quotation is by Pliny the Younger, telling us that Pliny the Elder was actually a person who moved into the city. He went to the Emperor Vespasian. And the second one is the very famous quotation about the impossibility of enjoying artworks in Rome. Therefore, it is important to combine Pliny the Elder's text with other literary sources and archaeological evidence, if available. Last year, I presented a GIS database in the conference Perigraphiques, organized by Gianfranco Adornato and Eva Falaschi here in Pisa. This database contains the information related to Pliny the Elder's information on Greek artists in Rome. According to statistical computation related to the books 33 and 36, the majority of Pliny's Greek artworks in Rome was by 4th century BC artists, almost equally distributed among bronze culture, painting, and marble statuary. This data, however, need to be interpreted and contextualized through other kinds of sources, as I said. If we consider, for instance, the temple of Apollo Palatinos, we can list Pliny's data in few entries. A bronze lamp holder with the lights arranged as apples hanging on a tree. It was part of the booty taken by Alexander the Great from Thebes, and it was dedicated by him to Apollo at Cyme. The mention of this element is related to a passage on bronze furniture.
The marble sculptures by Boupalos and Athenis, sons of the famous sculptor Archermos of Chios, located in fastigio of the temple of Apollo, this passage is related to an excursus on the development of the marble sculpture in the Greek world. The marble sculpture of Latona in the temple by Cephisodotus, the marble sculpture of Apollo, a work by Scopas, the marble sculpture of Diane in the temple, which was accomplished by Timotheus. The information of these three sculptures is inserted into the part assigned to each sculpture. And then finally the Dactyliotheca dedicated by Marcellus. This mention is related, of course, to the history of Dactyliothecas in Rome. This list draws attention to the following aspect. First, the artworks connected to the Temple of Apollo Palatinos seem to belong to two main chronologies, the Archaic, Boupalos and Athenis Signa, and the late classical periods, the three marble sculptures, and the bronze lamp holders is not dated, but it is clearly connected in the text with Alexander the Great. It doesn't mean that it is dated to the 4th century BC, but that the relation is strong with Alexander the Great in the text. And the second, these data are scattered throughout the chapters of art of the Naturalis Historia. In other words, there is no interest for the topographical complex itself. Here, the selectivity of Pliny the Elder is marked. The main focus is on the temple and the elements that can be assigned to the Greek world. Studies such as Paul Sanker's analysis have shown that the combination of literary sources and material evidence allows a reconstruction of the lavishly decorated sanctuary of Apollo Palatinos, which was characterized, as you know, by a rich juxtaposition of material and colors. It is interesting to note that Propertius, which is the main literary source describing the sanctuary of the Palatine, offered a different perspective. He describes the portico, he mentions the statue of the Danaids, the sculpture around the altar, the decoration supra fastigia, the temple door, and finally, the cult statues. This is a very logic path that the visitor followed in order to approach the temple. Propertius mentioned two elements that can be traced back also in Pliny the Elder: the superior part of the facade of the temple and the cult statues. In the first case, the poet mentions the chariot of the sun, while for the statues in the interior, Propertius listed the triad. In both cases, the poet does not provide any name of artist, since its focus is the assemblage of images connected with the function of the place. Pliny instead is more artist-oriented. This does not mean that Pliny the Elder neglected other notations. He says, I quote, at Rome, there are statues by them, so Boupalos and Athenis, on the angles of the pediment of the Temple of Apollo on the Palatine, and on almost all the buildings for which the Divus Augustus was responsible. End of quote. Is it true? Did Augustus place Boupalos and Athenis artworks in every temple he patronized? We don't know, but it is worth of note that Pliny associated the decoration of Augustus' buildings with these archaic sculptures. It means that Pliny's perception was a preference, of the founder of the empire for this style, as it emerges very well by the material evidence of the Apollo Palatinos complex. Due to the meaning of the place, the sanctuary of Apollo Palatinus, and its proximity to the private residence of the emperor, it was not difficult to attribute to Augustus himself such a choice. Sorry, I missed Augustus.
Now Augustus is with us. The case of the sanctuary of Apollo Palatinus is telling in order to show Pliny the Elder's functional use of the information according to his needs within the layout of the Naturalis Historia. There is no interest for one place and for one single assemblage of works if the focus is art history by artists. Another famous example, the Monumenta Zini Pollionis, suggests a combination of approaches again. The mention of this complex is scattered in different passages of Pliny's work. An artist-focused approach seems to be a priority, since the sculptures by the artists belonging to the 4th century canon are treated in connection with the single sculptures. So Praxiteles, Cephisodotus, and Scopas. However, a specific section is devoted to the Monumenta, and it is introduced by a brief description of Asinius Pollio. Asinius Pollio, being an ardent enthusiast, was accordingly anxious for his collection to attract sightseers. And then there is the description of the sculptures. Such an imposing presence is outstanding. If the mention of Augustus' preferences was parenthetical, here the personality of Asinius Pollio powerfully emerges, even if briefly. Indeed, this passage on the Monumenta opens a section focused on the topographical distribution of marble sculpture in Rome, but no other personality such as Asinius Pollio appears. These cases allow to better understand how Pliny worked, what he valued the most, how he perceived collections. It is undeniable that he perfectly understood the notion of collection, intended as the selection of artworks and or curious objects by specific personalities, whatever the purpose, alongside with their material and or immaterial value. Moreover, he seems to decipher the preferences of single patrons. However, he had precise priorities in organizing his huge amounts of materials, making his own selection of information. Even Pliny the Elder's archive, as testified by Pliny the Younger, was considered a precious collection, and it was worth of being acquired. So, I quote, again, Pliny the Younger, he used to say that when he was serving as procurator in Spain, he could have sold these notebooks to Lucius Licinius for 400,000 sesterci, and there were far fewer of them then. End of quote. And the image represents Warburg's index card boxes, an outstanding case of wandering archive. Lucius Licinius was a lawyer. Elsewhere, Pliny the Younger recounts that he was the first to get together claques, audiences that noisily expressed their support to the orator. Therefore, it is likely that Lucius Licinius intended to acquire such a store of knowledge in order to use in his applauded speeches. It was like fuel to fuel the audiences. So could you imagine Pliny the Elder's reaction to Lucius Licinius' offer? He might have said to his nephew that he disdainfully refused the offer of a man who had the pretension to buy his knowledge like a precious object. Of course, we cannot go too far with fantasy, unfortunately. But it is important to remark that the mention of an interest in an encyclopedic collection of research data could provide us precious information on the mentality of the early empire, a period in which public libraries flourished. The existence of a market of intangible goods, such as knowledge,
is one further element of the early imperial mentality in which objects could be appreciated both for material and immaterial aspects. Thank you for your attention. Bene, lo schedario di Plinio mi ha molto divertito. Mi fa piacere vedere che siamo andati avanti col discorso della relativizzazione della carta di distribuzione che avevi fatto vedere una volta, che la comprensione del fenomeno è inquadrata in maniera molto più articolata e molto più convincente per me. Per quel che riguarda Gianfranco, devo dire che ho molto apprezzato il suo discorso sulla fragilità come estremo lusso, quello che dura un momento e che è appunto il massimo dello spreco, e il discorso del relitto di Anticitera credo che poi sarà approfondito da altri esempi che ci potrà far vedere la Gabriella, quel che mi ha anticipato, e chiaramente è interessante vedere un allargamento dei materiali con l'eterogeneità delle statue di bronzo sulle terre sigillate. Viene ancora da domandarsi se sia un collectible o semplicemente un commercio. Ecco, quindi la categoria va tenuta, secondo me, ancora un po' in sospeso. Quanto ad Alessandro, mi sembra che abbiamo fatto notevoli passi avanti rispetto alla relazione dell'anno scorso. Quello era lo strumento, adesso siamo arrivati all'interpretazione, cioè una selezione che appunto, e quindi l'uso delle fonti che va assolutamente comparato con la molteplicità dei dati a largo spettro per creare un contesto culturale il più articolato possibile.